proprio il momento di cominciare. Vogliamo iniziare? Rispettabili pubblico, questa sera assisterete a una rappresentazione insolita. Celebreremo ancora il processo a Gesù di Nazareth. Ci domanderemo, Gesù di Nazareth era colpevole o innocente di fronte alla legge giudaica? Fu o no condannato giustamente? Siamo qui per sapere se quel che accade lassù... Lassù, sul Calvario, cosa accade veramente? Quella crocifissione fu solo una dolorosa fedeltà umana o una colpa ben più grave che in qualche modo ci segue? Per cercare un po' di verità ho messo insieme questa rappresentazione ormai antica. Cominciò in Germania, quando ero giovane professore dell'università, aiutato da mia moglie Rebecca e da discepoli di amici che ora non ci sono più. Abbiamo girato il mondo con questa rappresentazione che vorrei chiamare sacra. Vi confiderò una cosa, perché possiate meglio comprendermi e scusarmi. Mi fu di spinta un vecchio racconto dei nostri padri, o se preferite una parabola. Un rabbi di celebrata saggezza, quando era in difficoltà, si recava in un certo luogo del bosco, accendeva un fuoco e si raccoglieva in preghiera, e la cosa desiderata si adempiva. Generazioni e generazioni dopo, Rabbi Israel, nella medesima situazione, chiamò a sé i suoi e disse: non possiamo più dire quelle antiche e misteriose preghiere, non conosciamo più quel luogo nel bosco, ma possiamo raccontare come la cosa si è adempiuta nel passato. E la cosa si adempì ugualmente per la forza del fare memoria. Perché noi, da 2000 anni, siamo perseguitati da tutti, dagli imperatori, dai papi, dai re, dai borghesi, dagli straccioni, dai francesi, dai francopolacchi, dai russi, dagli spagnoli, dai tedeschi. Perché la naturale cattiveria umana si è concentrata con tanta assurdità proprio su noi ebrei? Perché? Quale popolo ha avuto oltre 6 milioni di morti soltanto nell'ultima guerra e, badate bene, morti non sul campo di battaglia ma nei luoghi di tortura? Perché è accaduto? Perché accade questo? Se riuscissimo a trovare e riconoscere la colpa, ritroveremo la speranza. È forse quella di cui per secoli voi, cristiani, ci avete accusato. Come avvennero realmente i fatti di Gesù di Nazareth? Ricostruiamoli, riviviamoli, rifacciamo il processo di allora in mezzo alla gente di oggi. Così abbandonai l'università e mi misi a girare il mondo proponendo ogni giorno per le strade, in baracche, in sale, in teatri la stessa domanda, facendo ogni sera la stessa rappresentazione. Sono diventato vecchio con questo assillo che non mi ha più lasciato. Deve essere propaganda. No, no, signora. Se fosse propaganda non ci saremmo ridotti così. Nessuno ci aiuta, mi creda. Neanche i nostri ci vedono di buon occhio. Ci credono un po'. Ci considerano degli ebrei in crisi. Prima eravamo abbastanza ricchi, ma tutto se n'è andato in questa impresa. Ma che c'entra tutto questo? Si incominci. Egregi signori, ogni sera, prima di iniziare il dibattito, ci dividiamo i compiti processuali. Il presidente è sempre mio padre. I nostri ruoli invece cambiano ogni sera, perché scegliamo con il sorteggio l'accusatore e i difensori di Caifa, Pilato e Gesù. Manca un giudice perché torna il conto. Deve essere un ragioniere. Silenzio! Ma non disturbi lei. È vero, manca un giudice. C'era pure Daniele, il marito di Sara. È scomparso in circostanze assai dolorose. Ha lasciato un posto vuoto. E ogni sera, come vedrete, rimediamo alla meglio. Cominciamo. Gesù di Nazareth, mia moglie Rebecca assumerà la difesa di Gesù di Nazareth. Ponzio Pilato. Rifiuto, sì. Rifiuto di essere la difesa di Ponzio Pilato. Siamo alle solite. Proprio alle solite. Dovresti essere persuaso ormai che nessuno di noi vuole difendere Pilato. Sono mesi e mesi che io e Davide ci rifiutiamo di farlo, ma tu no, ti ostini. Del resto è bene che si sappia fin da subito quello che penso di Ponzio Pilato. Lo considero un uomo accomodante e cinico, che non fece quel che doveva. Lo considero un politico romano, in sostanza lo disprezzo. E poi non è nemmeno della nostra razza. Ma Sara, non sono cose da dirsi. Fu lui la causa di tutto. Sì, ma che c'entra la razza? Mi scusi, no? Non volevo offendere nessuno, ma nonostante le apparenze, quella a cui assisterete questa sera è una cosa troppo importante perché
si debba dire quello che si pensa e si sente, schiettamente e fin dal principio. Purtroppo siamo abituati a questa scena. Avviene tutte le volte che la sorte affida la difesa di Pilato a Sara o a Davide. Io le considero intemperanze giovanili. Quando accade questo, sono solito chiedere se c'è qualcuno del pubblico che intenda prestarsi. Nonostante le antipatie di Sara e Davide, Pilato è un personaggio che trova facilmente dei difensori. C'è anche stasera uno spettatore che voglia assumere la difesa di Ponzio Pilato? No, uno soltanto. L'ho sempre detto, Pilato in fondo, piaccia. Difensore di Ponzio Pilato. Caifa, gran sacerdote, presidente del Sinedrio. Giudice accusatore. Il processo può cominciare. In quel tempo regnava in Israele il tetrarca Erode Antipa, ma chi governava era il procuratore romano, Ponzio Pilato. Noi ebrei aspettavamo da secoli, secondo la promessa dei profeti, il Messia, il liberatore. E fu proprio in quel tempo che tra il popolo comparve Gesù di Nazareth dicendo: il Messia sono io sono colui che aspettate, ascoltatemi. E la sua attività di predicatore durò 3 anni. Non abbiamo difficoltà ad accettare fatti così come li narra il Nuovo Testamento. Non abbiamo motivo di dubitare della loro sostanziale autenticità. Di cosa fu accusato Gesù di Nazareth? Il Talmud babilonese, libro per noi veritiero, così nota: Gesù di Nazareth, prima della Pasqua, fu appeso alla croce perché con le sue magie aveva sedotto e spiato il popolo di Israele. Volete formulare più esattamente il capo di accusa? Il capo d'accusa è uno solo. Gesù di Nazareth si è voluto far credere il Messia, ma per la chiarezza del dibattito lo specifico così. Gesù di Nazareth, primo, si è proclamato Messia di Israele. Secondo, ha svolto un insieme di attività sovversive sia nel campo religioso che in quello pubblico. Chiedo che il dibattito verta esclusivamente su questi punti. Non si potrà essere troppo rigidi, il nostro dibattito così complesso. Insisto, Presidente, e non per preconcetto o rigidità, ma per un'indispensabile questione di ordine, di metodo. Questo è un dibattito giuridico, altrimenti non ne usciremo più. Vedremo. Cominciamo con l'ascoltare la testimonianza del Gran Sacerdote. Caifa. Faccio notare che dall'ordine con cui viene iniziata l'impostazione del processo, il processo stesso potrebbe risultare parziale. Perché non mi pare? Perché per il semplice fatto che il punto di vista dei sacerdoti viene ascoltato per primo, si finirà fatalmente per assumerlo come base per la successiva discussione. Allo stesso modo potrei chiedere che vengano ascoltati per primi gli amici di Gesù. E io non avrei alcun motivo particolare per lui. E allora? Un momento. Non ho nascosto al pubblico la natura del nostro dibattito. È un processo che degli ebrei moderni giudicano su un avvenimento fatto e già giudicato dagli ebrei antichi. E quindi la posizione degli ebrei è quella che deve innanzitutto interessarci, ma accolgo in parte l'obiezione. Ci limiteremo in questo primo interrogatorio a determinare alcune premesse senza entrare nel vivo dell'accusa. Soddisfatta? Sì. Dite chi siete. Caifa, gran sacerdote e presidente del Sinedrio. Cos'era il Sinedrio? Nel corso del dibattito ne parleremo spesso. Vale la pena dare una volta per tutte la spiegazione esatta, a scanso di confusioni. Era la suprema assemblea della nazione, presieduta dal gran sacerdote come capo dell'intero sacerdozio. Gli anziani rappresentavano l'aristocrazia e i grandi proprietari. Il partito dei farisei era rappresentato dai suoi dottori, per tradizione scribi. Erano, per così dire, gli esperti nelle questioni politiche, civili e legali. In altre parole, rappresentavano la legge civica. E quali poteri aveva il Sinedrio? Teoricamente aveva tutti i poteri, tranne quello di eseguire le pene di morte. E in realtà? Praticamente si era in una situazione transitoria. Noi eravamo considerati alleati dei Romani, e perciò essi ci lasciavano una certa autonomia.
non amavano immischiarsi nelle nostre faccende, soprattutto in quelle a carattere religioso. Quando parlate dei Romani, intendete parlare di Ponzio Pilato? Sì, di Pilato. Prima della crocifissione di Gesù, Pilato aveva già eseguito sentenze di morte pronunciate dal Sinedrio contro delitti di impietà o comunque a carattere religioso? Sì, più volte. Con difficoltà? Senza difficoltà alcuna. Proprio per questo non sapemmo spiegarci la sua opposizione quando lo invitammo a eseguire la sentenza nei confronti di Gesù di Nazareth, che si era proclamato Messia, figlio di Dio. Non anticipate. Rispondete soltanto alle domande. Voi dite che giudicaste degni di morte degli ebrei per reati religiosi. Di che genere di delitti si trattava? A parte certi ladri, profanatori del Tempio, erano sorti in quegli anni molti liberatori, molti profeti e qualche falso messia, e si erano dati con gran foga ad eccitare il popolo. Si trattava per lo più di impostori o di esaltati, di profittatori o di fanatici. I sacerdoti e gli altri componenti del Sinedrio si trovavano in un particolare stato d'animo per le voci sempre più frequenti che annunciavano un profeta o un messia, ora qua, ora là. Non era solo profonda diffidenza, ma crescente preoccupazione e aperta opposizione nei confronti di questi mistificatori, in buona o in mala fede che fosse. Capisco, ma vi domando, queste apparizioni sempre più frequenti di profeti e messia, sia pure falsi, non vi misero in allarme sul desiderio crescente che il vostro popolo aveva del vero Messia? Da quel che sento, vi preoccupaste più di soffocare le voci dei falsi profeti che di cercare di comprendere il grido del vostro popolo che invocava il Messia. E non vi preoccupavate, non vi accorgevate che più che soffocare le voci di qualche fanatico in fondo innocuo, mortificavate la fede viva del vostro popolo. Per secondare e mantenere questa fede non si poteva lasciar correre l'impietà e l'impostura. Ma il punto è proprio questo, saper stabilire il confine tra fede e impietà e impostura. D'accordo, ma non facciamo digressioni di carattere generale, atteniamoci ai fatti, almeno per il momento. Caifa ha voluto soltanto dire che il caso Gesù di Nazareth sorse proprio quando il Sinedrio si trovava in un clima di diffidenza e sospetto a causa dei troppi falsi profeti spuntati in quegli anni. Procediamo. Quando avvertiste che il caso Gesù era più grave degli altri? Abbastanza tardi. Lo lasciammo predicare indisturbato per quasi 2 anni. Perché? Niente ci spingeva a intervenire. La sua era una predicazione pacifica. Pericolosa però. Ma non ci appare pericolosa da principio. Una predicazione che adunava tanti ascoltatori non la considerasse pericolosa? È vero, gli ascoltatori erano tanti, ma chi capiva il senso vero di quelle parole? Nessuno, o quasi nessuno. Ascoltavano, ma non capivano. Come spiegate allora il crescere dei seguaci? Moltitudini lo seguivano. Era un seduttore. Cosa volete dire con seduttore? Alla lettera, sedurre, condurre con sé. Gesù aveva il potere di voltarsi dietro la gente e qualunque cosa dicesse o facesse, gli credevano. Non aveva bisogno di convincere, perché incantava, che è molto di più. Ce ne accorgemmo quando ce lo trovammo davanti con tutto il Sinedrio schierato. Vi dico che incantava. Ma nessuno di voi venne allora il dubbio che questo Gesù potesse essere il vero Messia, proprio per questa sua straordinaria facoltà? No, non avevo mai neanche il minimo dubbio. Perché? Ma perché a quell'epoca io già sapevo chi era Gesù, figlio di un falegname e di una umile donna di nome Maria, e non era certo l'origine che le scritture profetizzavano del Messia. A un certo punto lo facemmo seguire nelle sue peregrinazioni da nostri confidenti, e fu allora che cominciammo a misurare la gravità del pericolo. Precisate in cosa consisteva concretamente questo pericolo. Fatti però, lasciate stare il seduttore. Provocava disordine. Il più pericoloso dei disordini. Quale esattamente? Sovvertiva apertamente la legge mosaica. La disgrazia e il dolore non più castigo divino, ma mistero di salvezza. Non più dente per dente, ma il perdono delle offese. Non più la liberazione dall'oppressore, ma dal peccato. Non più il castigo per l'adultera, ma la remissione della colpa. E l'uguaglianza. Per la prima volta si sentì dire che tutti gli uomini erano uguali, tutti! Sappiamo, tutto questo lo sappiamo. Gli spettatori poi conoscono i vari punti della dottrina anche meglio di noi. Però,
Come poteva provocare disordine tutto questo se voi un momento fa avete detto che il popolo lo ascoltava? Sì, ma non lo capiva. Subiva ugualmente il fascino di quelle parole. Credeva. Ecco il pericolo nuovo, credere. La fede in altre cose, in altre verità, in un mondo diverso, nuovo. Ecco il disordine. Ma non è comunque a questo disordine che si riferisce l'imputazione. Attività sovversiva. Proprio questa. Voi stesso avete citato il Talmud prima. Aveva sedotto e sviato il popolo di Israele con le sue magie. Eppure dovrebbero esserci anche dei disordini, dei veri, materiali disordini. Se è vero che fu necessario l'intervento del procuratore romano. Ci furono certamente anche quei disordini e nessuno nega che il procuratore abbia avuto il suo da fare. Ma per la verità, quei disordini non furono creati direttamente da Gesù. Semmai per causa sua, ma non da lui. Qui si deve essere esatti e veritieri. Perché non si ascolta il procuratore romano? Ponzio Pilato. Tenete presente che io non sarei ebreo. Parlateci dei disordini procurati da Gesù di Nazareth. Non ci fu alcun disordine che gli si dovesse imputare. Anzi, si può dire che ci accorgemmo di questo profeta soltanto negli ultimi tempi. E posso anche assicurare che le relazioni dei nostri emissari sparsi per il paese erano tutte improntate a simpatia, quasi ammirazione per il Galileo. Che motivo avremmo avuto noi di preoccuparci? Non era certamente lui con quel suo plotone di povera plebe che avrebbe potuto crearci dei fastidi, né d'altra parte pretendeva di passare per un rivoltoso. Diceva: la mia non è una rivolta civile, ma interiore. Cosa diceva di voi Gesù di Nazareth? Non me ne sono mai curato di saperlo, anzi me ne feci un'idea quando a chi una volta tentò di metterlo in difficoltà con una domanda insidiosa rispose con quel: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, che mi sembra per la sua semplicità e chiarezza una risposta, scusatemi tanto, più romana che giudaica. Non sembra però che questa simpatia gli abbia giovato granché. Fosse proprio voi a metterlo a morte. Non vorrei essere difeso dalle vostre leggi. Non tocchiamo questo argomento. In realtà, se qui si cerca di costruire una verità, dobbiamo domandare a casa chi mi forzò la mano portandomi a convalidare con i miei poteri esecutivi una condanna di morte, chi organizzò la sommossa intimidatoria di Pazza, e risponda realmente, se può, il gran sacerdote. Ma come mai vi sento tanto ostile a Caifa? Fu proprio il vostro predecessore che lo nominò, anzi lo impose come gran sacerdote. Lo so benissimo. Anna c'era tenacemente ostile e per questo lo sostituimmo con Caifa. Ma il rimedio fu peggiore del male. Infatti Anna, nonostante destituito dalla sua carica, continuò ugualmente a tirare i fili dell'assemblea dietro le quinte e a ispirare tutte le decisioni principali del sinedrio. Poi voi stessi non vi preoccupaste neanche di salvare le apparenze. Infatti Caifa poco dopo si imparentò con Anna sposandole la figlia. Tornando a Gesù di Nazareth, fu proprio Anna a volerne la morte. Quel che accade poi nel sinedrio si è risaputo. Nel sinedrio? No, non è ancora il momento di toccare questo argomento. Ci arriveremo con calma, procedendo con ordine, passo per passo. Perché mi avete chiamato adesso? Io vi ho tirato in ballo soltanto in quell'episodio culminante. Io non sopporto più questa procedura. Scusatemi, ma è più forte di me. Sono anni, anni, anni che ogni sera sento fare appello alla procedura. Come se qui avvenisse un processo vero e proprio. E non uno già preparato, con dei giudici, noi, tutti noi, sinceramente ossessionati dal problema, ma già un po' stanchi. E con dei testimoni che si prestano, per pochi spiccioli, a sostenere delle parti. Lo fate bene, con cura, con slancio, mettendoci anche del vostro. Eppure, se qui si volesse fare soltanto uno spettacolo originale e stravagante, io direi, senza. Invece no, qui si vuole concludere seriamente. E contro questa serietà io mi ribello, perché si può fare sul serio, ma allora occorre cambiare formula, uscire dallo schema. Lo chiedo a te, papà, e lo chiedo a voi, pubblico. Ti sbagli, Sara. O almeno hai solo una piccola parte di ragione, perché noi qui non fingiamo niente, non ripetiamo niente come tu credi, al contrario, facciamo ogni giorno del nuovo, perché se quel che succede quassù, tra noi, è quasi sempre lo stesso, quel che invece cambia sempre, ogni sera, è quello che succede intorno a noi, tra la gente che ci ascolta. Noi qui non siamo che un fiammifero che dovrebbe servire ad appiccare fuoco. E se la legna è ben stagionata anche un piccolo fiammifero. Ammettiamo pure che sia così.
accettiamo pure la similitudine del piccolo fiammifero, ma non ti sei mai chiesto se non sia un fiammifero già bagnato, che non può appiccare il fuoco neanche la legna più stagionata? Io dico che interesse può avere una polemica fra Caifa e Pilato, sarà tutta più forse per qualcuno una curiosità giuridica. Ma l'interrogatorio serve a noi, non a loro. Ma per noi le posizioni di Caifa e Pilato non possono rilevare sorprese, tanto sono definite. Per Caifa e il Sinedrio, Gesù di Nazareth, il capo di quei 12 straccioni senza arte né parte, il figlio di un falegname, non poteva essere il Messia. Non lo dubitarono neanche per un istante, il solo pensarlo l'avrebbero ritenuto un'impietà. Ebbero torto o ragione, io non lo so, però fu così. Lo so che fu così. Anzi, vado oltre. Perché non ne sospettarono nemmeno dal momento che questo Gesù di Nazareth si mostrava in maniera così straordinaria, dava certi segni, compiva certi gesti, dovevano almeno chiedersi. Ma per i sacerdoti quei segni e quei gesti non potevano rivelare, anche solo vagamente suggerire la presenza del Messia. No, per questa strada non giungeremo mai a nulla di conclusivo, non accenderemo neanche il più piccolo fuoco. Del resto la mia non è un'obiezione nuova. Anche Daniele, negli ultimi tempi, prima di venire ucciso, si era convinto che se volevamo ottenere dei risultati profondi dovevamo cambiare strada coraggiosamente. Lo disse o no? Coraggiosamente. Sì, lo disse. Tu però allora non condividesti quel suo atteggiamento. No, non lo condivisi. Allora non prendevo parte e non avevo coraggio. Oggi però partecipo anch'io e il coraggio mi è venuto, direi perfino un gran coraggio. Ti pare poco? Si potrà cambiare parere oppure no? Sì, ma in pratica cosa proponi? Daniele è vero, ci manifestò un suo stato d'animo mutato, ma non fece proposte. Vuoi proposte? Cominciamo a sconvolgere lo schema del processo. Sentiamo altri testimoni, facciamo altre domande. Quali? Ma spontanee, improvvisate. Se si incominciasse col sentire la madre. Quale madre? La madre di Gesù, Maria di Nazareth. Ecco, perché non si prova a sentire cosa risponde la madre di Gesù? Ma non abbiamo tra i nostri testimoni la madre proprio di Gesù. Proprio per questo, qualcuno farà la madre di Gesù. Solo così può venire l'illuminazione nuova, quella che cerchiamo. Aspettate prima di infiammarvi, siamo seri e prudenti. Propongo invece che non si sia né seri né prudenti. Basta, volevi dire? Mi chiedo, quale valore giuridico può mai avere la testimonianza di questa madre? Nessuno. A meno che non si voglia fare tutt'altra cosa. Ecco, io vorrei proprio fare tutt'altra cosa, e di quest'altra cosa tu hai paura. Io? Paura? Figurati. Per me, se il presidente approva un nuovo esperimento, sono pronto. Io approvo, perché non penso che si tratti per nulla di fare una cosa diversa da quella che si è sempre fatta. Avanti, venga la madre di Gesù, Maria di Nazareth. Avanti, venga lì. Se la sente di venire? Finora ha interpretato la parte di Claudia Procula, la moglie di Pilato, che cercò di indurre il marito ad opporsi all'esecuzione di Gesù. Era un testimone previsto nel nostro processo, ma stasera sarà la madre di Gesù. Cosa devo fare per essere la madre di Gesù? Ma niente, niente, venga così, naturalmente. Lei è una madre, no? No. Non importa. Meglio così, entriamo nel campo delle testimonianze non previste. Ah, potresti anche rifiutare di interrogare se credi, sarebbe un tuo diritto. Non me ne servirò. Avanti allora, comincia. Posso dire due parole al pubblico prima di cominciare l'interrogatorio? Fai pure. Fino ad oggi si era sempre evitato di far partecipare al dibattito certi personaggi, Maria, Giuseppe, lo stesso Gesù, sia per rispettare una linea di vero processo, sia soprattutto perché l'interrogatorio di questi personaggi venerati da tutto il popolo cristiano avrebbe potuto, non dico offendere, ma forse urtare o anche semplicemente indisporre la sensibilità di qualche spettatore. Ora che lasciamo questa linea di riservo e di rispetto, prima di aprire il fuoco di fila delle domande, desidero che voi diate il vostro consenso. Dopotutto, siamo vostri ospiti. Concesso. Sentiamolo, questo interrogatorio. Non si manchi di rispetto, però. Naturalmente. State bene a sentire. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Quanti anni aveva quando accadde questo? 12. Accadde quando andavamo a Gerusalemme, tutte e tre, per la Pasqua. Non ebbe il ragazzo qualche altra parola di scusa o di pentimento, oltre queste, piuttosto strane?
sprezzanti. Che ne dite di volta secondo i testi? No, continuò a parlare ai sapienti del tempio che lo circondavano a Milano. Siete sicura che si trattasse proprio di dottori del tempio e non dei soliti pellegrini che vengono dalla campagna per le feste, sempre pronti a meravigliarsi di tutto? Erano dottori della legge. Come potevo confonderli con dei contadini? E dopo, sulla via del ritorno, quando rimaneste sola col ragazzo, che giustificazione avete? Nessuna. Non cercò di giustificarsi. Non aprivo bocca su quanto era successo. È strano, soprattutto da parte vostra, a meno che non foste solita lasciarlo solo. No. Allora mi sembrò l'atteggiamento che un figlio, ancora un fanciullo, deve tenere verso dei genitori angosciati che lo cercano disperatamente, per ore e ore, e finalmente lo trovano in circostanze perlomeno sorprendenti. Che volete? S'era semplicemente dimenticato di noi. E voi di lui? Io ero tranquilla, lo credevo con Giuseppe. In questi pellegrinaggi le donne vanno avanti e gli uomini dietro. Io ero sicura che Gesù fosse con Giuseppe. Ce ne accorgemmo alla prima sosta. Giuseppe aveva creduto che il bambino viaggiasse con me. Invece predicava nel tempio come un bambino prodigio. Dimentico di voi. Vi eravate già accorta che era un bambino prodigio il vostro Gesù? Oh, non era davvero come gli altri. Fin da piccolo, all'età in cui i bambini si attaccano alla sottana della madre e non la lasciano mai un momento, lui se ne stava spesso solo in disparte e faceva molte cose senza di me. Io mi resi conto che pur così bambino, lui aveva già certi pensieri da cui io ero esclusa. Questa non fu per caso una vostra idea, una vostra suggestione di madre. Ogni madre in cuor suo vede il proprio figlio come una creatura straordinaria. Oh no, come sarebbe stato più facile il mio compito se Gesù fosse stato come gli altri. Allora dimmi, con i compagni com'era? Che faceva? Giocava. Allegro? Sì. Prepotente nei giochi, desideroso di primeggiare, di vincere a tutti i costi? I compagni lo cercavano, lo aspettavano a lungo, da fuori, lo chiamavano quando non si decideva ad uscire. Ma da ragazzi si cerca proprio chi è il più forte e il più bravo tra i compagni. Sembra che non si possa giocare senza di lui, anche se questo ci toglie la possibilità di primeggiare e di vincere. Sembra una contraddizione, ma non lo è. I ragazzi hanno bisogno di un leader. Non credo sia stato il caso di Gesù con i suoi compagni. Dove aveva imparato quello che spiegò ai dottori del tempio a 12 anni? Non saprei. Evidentemente la lettura dei libri sacri doveva essere una sua idea fissa. Le vicende della schiavitù del nostro popolo, le storie gloriose dei re, gli annunci immaginosi dei profeti, dovette risaltarlo fin da ragazzo. Non sapeva leggere a quell'età, non era mai andato a scuola. Non importa che sia andato a scuola, basta che qualcuno gli abbia raccontato queste storie meravigliose. Ne sapeva molte, quasi a memoria. Vedi, avete le raccontate, voi o Giuseppe? No. E chi rese allora quel ragazzo fanatico dei libri sacri? Chi gli mise in testa l'idea di un messia che stava per giungere? Chi lo fece fantasticare? Chi lo esaltò? Forse qualcuna vostra insaputa montò la testa al fanciullo? Non credo. La sua vita la conoscevamo bene. E conoscevamo bene anche la gente del paese. Non c'era nessuno che potesse montargli la testa come dite voi. Un piccolo paese, una vita ritirata la nostra. Allora che spiegazione trovaste a quel che era accaduto nel Tempio di Gerusalemme? Nessuna spiegazione. La sapienza di quel figlio ancora bambino era un mistero. Sì, proprio un mistero. E allora ricominciai a tremare. Ricominciaste a tremare? Perché ricominciaste? C'era stato qualcosa prima che vi aveva fatto già tremare? Com'era nato quel figlio? Era stato il mio primo grande tremore, il primo mistero. Un altro mistero, una catena di misteri. Presto vedrete diventeranno tanti che non sapremo più districarci. Per spiegare la vita, il carattere di questo personaggio, bisognerà mettere un numero eccessivo di misteri, a cominciare dalla nascita. Loro dicono misteri, io potrei dire favole, delle straordinarie,
magnifiche, favole. Vorrei che si evitassero commenti personali, giudice accusatore. Giusto, giusto. Chiedo che venga qualcuno per rispondere al nome di Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Uno qualunque, che reagisca spontaneamente. Anche uno del pubblico, se credono. Sì, sì, per me va bene. Allora. Anche quella di Giuseppe è una voce nuova per il nostro processo, mai udita prima. Parleremo della nascita di Gesù. Rispettabile pubblico, a questo punto devo fare due raccomandazioni. Al giudice accusatore di essere delicato e discreto nel formulare le sue domande. E a voi tutti di ascoltare con raccoglimento le parole di un uomo capace di uno smisurato amore. Vorrei essere dispensato. Come mai? L'hai chiamato? È vero. Preferirei rinunciarvi. Almeno io. Giuseppe, confermate che la promessa che legò a voi Maria come sposa prevedeva anche l'impegno preso liberamente, di custodire e proteggere in casa vostra una vergine? Lo confermo. Fui contento di proteggerla e di viverla accanto. Mi piacque vivere all'ombra di Maria. Il suo sguardo, il suo sorriso, il suo respiro bastarono. Parlateci dell'evento, Giuseppe. In quei giorni mi assentai per dei lavori un po' per cavallo. La vigilia del sabato mi incamminai verso casa ed arrivai che si faceva notte. La nostra casa è silenziosa e io penso che il sonno abbia preso Maria prima del mio arrivo. Invece è seduta, immobile, a capo chino, nell'ombra che l'albero stampa per terra in questa notte di luna. Io mi avvicino, timoroso, ma lei subito: Giuseppe, avvicinati. Fu proprio con queste parole che mi accogliesti, vero? Sì, e aggiunsi: tutto si è avverato. Che cosa si è avverato? Sto per avere un figlio. Ora capisco il patto. Ecco la ricompensa alla mia fede. Che cosa è mai diventata la mia casa? Non posso più restare. Ti supplico, Giuseppe, ti scongiuro. Non lasciarmi. Lo so, tu non puoi credere, ma devi credere, devi. Giuseppe, Giuseppe. Ero deciso a non rimettere più piede nella mia casa. L'immensa fede che avevo avuto nella mia sposa, la gioia con cui avevo accolto il nostro patto di amore, pur di starle accanto, mi si tramentava in commiserazione di me stesso. Solo a tratti, nelle pause del mio dolore, rivedevo il suo volto e mi dicevo: non è possibile. Ma durante una di queste pause di assurda speranza, la stanchezza mi vinse e mi prese il sonno lì, in mezzo al prato. E nel sonno mi apparve una figura luminosa. Ma un sogno o un'apparizione? Un sogno, ma così chiaro che quando mi risvegliai la considerai un'apparizione. Dicevate della figura luminosa? Sì, luminosa. Si avvicinò e mi disse: non dubitare della tua sposa. Maria metterà al mondo un figlio per volontà di Dio. Lo chiamerai Gesù, che significa Dio salva. Egli sarà infatti il salvatore del tuo popolo. Torna a casa, uomo giusto. E credeste a quelle parole che vi sembrò di aver udito in sogno? Sì, ho voluto credere quello che nessun altro forse avrebbe mai creduto. Ho voluto sperare che proprio in casa mia si sarebbe avverata la grande speranza di Israele. La grande speranza di Israele, mi capisco. Così riaprì la porta di casa. Maria, tu sei benedetta dalle donne e beato sarà anche il figlio che nascerà da te. Il suo nome sarà Gesù. E da quel momento cominciai a proteggere la madre del figlio e custodire al cuore il mistero della sua nascita. Non vorrei però che ci lasciassimo suggestionare da un clima, da un'atmosfera. Se volessi anch'io potrei commuovermi, ma non cerchiamo commozione. Succede quel che avevo previsto. Stiamo spingendoci sempre più per la strada dei miracoli, dei misteri, delle apparizioni. E non giudicatemi riverenti se torno a dire: fallo, fallo. D'altronde, se vogliamo esaminare il caso di Gesù di
possiamo sorvolare su alcuni aspetti straordinari della sua vita, meglio affrontarli. Propongo che la questione di miracoli venga affrontata apertamente. Lo penso anch'io, tanto più che furono proprio i miracoli a creare in mezzo al popolino la fama di Messia. Non capivano la sua dottrina, ma capirono i miracoli. No, non vorrei essere frainteso. Non dico per principio i miracoli. L'Antico Testamento ne è pieno, e io credo nell'Antico Testamento. Ma non siamo qui per giudicare se quelli di Gesù furono o no veri miracoli. Siamo impreparati a questo, incompetenti a discuterne. Dobbiamo solo discutere se la sua condanna fu o no giustificata dalla legge giudaica. È il solo dibattito che possiamo fare. E io insisto nel riportare questo processo nel suo giusto quadro di fatto giuridico. E qui sbagli! Perché che tu lo voglia o no, questo è un dibattito spirituale, religioso, o quantomeno di coscienza. Non sapevo si corresse anche il rischio di poterne uscire convertiti. Mi rimetto comunque al presidente. Penso anch'io che il tormento, la febbre di ricerca che ci muove da anni sia qualcosa di più, molto, molto di più, di un dubbio giuridico. Si affronti la questione dei miracoli e coraggiosamente. Naturalmente, pur parlando di miracoli, non potremo disporre, rispettabile pubblico, di quelli che si è solito chiamare esperti, periti, oggi molto ascoltati, è il loro momento. Cercherò di supplire io alla loro mancanza. Maria? Sì. Gesù aveva 30 anni quando lasciò il paese e cominciò la sua vita pubblica? Sì. Come vi lasciò, anzi, come vi lasciaste? Come si lasciano una madre e un figlio. Perché vedete, nonostante quei segni eccezionali, miracoli, apparizioni, misteri, che precedettero e accompagnavano la nascita di Gesù e che riapparvero quella sola volta a 12 anni, lui per me era un figlio vero, reale, proprio come può essere l'unico figlio di una madre qualunque. Ve lo voglio confidare, nonostante quei segni eccezionali, lui per me era l'unico figlio di una madre qualunque. E l'unico ci fu una... lui pensai che io potessi godermelo come una madre si gode ciò che le appartiene. Più nulla era venuto a turbare la nostra vita modesta. Nessuna voce particolare, nessun segno particolare. La pace, il lavoro, le abitudini di casa, io e lui più vicini che mai dopo la morte di Giuseppe. Ero in questo stato di materna soddisfazione quando un giorno Gesù interrompe un lavoro e mi dice: mamma, tessi una tunica nuova per me, presto dovrò partire. Il tremore che mi diedero queste poche semplici parole fu più forte di quello che provai fanciulla alla vista e alle parole dell'angelo. Non ebbi fiato per rispondere perché avevo capito tutto. Partiva. La sua missione era cresciuta con lui e lui doveva lasciarmi. E quel giorno, quando si chiuse alle spalle la porta di casa e svanì nel sentiero che scendeva, io piansi. Si volse a salutare? No, non si voltò. Mi aveva già detto prima, mentre indossava la tunica che gli avevo preparato: mamma, tu mi sentirai da lontano. Quando lo rivedeste? All'inizio andava nelle vicinanze e tornava a casa ogni 3 o 4 giorni. Solo? Solo. Ma una sera tornò con 3 amici, Pietro, Giacomo e un giovane che si chiamava Giovanni. Si fermarono da noi. Preparai dei pagliericci perché potessero dormire. E proprio in quei giorni fummo invitati ad un pranzo di nozze in un paese vicino, Cana. Andammo, Gesù con me e i suoi 3 amici. E proprio durante il banchetto, in mezzo ai canti e ai brindisi, Gesù fece il primo prodigio, mutò l'acqua in vino. Lo fece quasi di nascosto, ma io lo sapevo, io e i servitori. Il giorno dopo ripartì, le sue assenze si fecero più lunghe. Mi dicevano che predicava il regno di Dio
e che molti lo seguivano. Aveva ormai preso la sua strada. La sua strada. Chiamiamola pure la strada dei miracoli. C'è bisogno di illustrarli questi miracoli o vogliamo cominciare a discuterli subito? Illustriamoli anzitutto. Ma sono tanti. Sono perfino troppi per essere tutti buoni. Ce n'è per tutti i gusti. Pesche miracolose, tempeste placate, malati che guariscono, storti che camminano, ciechi che riaprono gli occhi, perfino morti che tornano in vita. Comunque, se si preferisce prima analizzare la natura di questi miracoli, avanti. Si invitino i testimoni diretti, gli apostoli, Pietro, Giovanni, Tommaso. Vengano avanti. Abbiamo qui davanti tre uomini che più degli altri hanno potuto assistere ai miracoli del loro maestro, lo seguivano ovunque e hanno potuto vedere tutto quello che accadeva prima, durante e dopo un prodigio, i gesti di Gesù, le reazioni della folla. Tre uomini diversissimi. Uno è un pescatore, il suo nome è Simone, ma da quando Gesù lo chiamò Roccia, tutti lo chiamano Pietro. Questo è Giovanni, fratello di Giacomo. Erano così pieni di impeto e di slancio che furono detti figli del cuore. Famiglia di pescatori anche la sua, ma lui, quando Gesù lo incontra, già legge e studia. E questo è Tommaso, redige la vita militare. Passiamo all'interrogatorio. Vorrei intervenire il meno possibile, vorrei che parlassero loro. Tu, Pietro, racconta, e non tanto a me ma al pubblico, un miracolo di Gesù, uno qualunque, quello che più ti piace e che più ti ha colpito, un miracolo che hai visto con i tuoi occhi. E raccontalo a parole tue, senza servirti di quelle del Vangelo. Parole tue, avanti. I miracoli non erano la principale occupazione di Gesù. Ah no? Vi sbagliate. Prendo atto di questa vostra affermazione. Gesù faceva i miracoli senza dar loro gran peso. È questo quello che volete dire? Sì, li faceva quasi malvolentieri. Anche se non volete crederlo, Gesù diventava triste quando la gente gli chiedeva qualche prodigio. Sembrava pensare, non capiscono che questo linguaggio. Allora si nascondeva, scappava perfino. Una volta che la folla si adunava sulla spiaggia del lago di Tiberiade e in un momento di entusiasmo voleva proclamarlo re, Gesù fu costretto a salire su una barca e a prendere il largo. Ma quando giunse sulla sponda opposta del lago, anche lì la stessa gran folla lo aspettava. Allora riprese a parlare, a predicare e continuò finché si fece sera. Ecco quello che Gesù faceva con slancio, questo sì, parlare, spiegare, si accaniva, si commuoveva, si esaltava a spiegare. Ma è vero che la gente, nonostante le sue parole, capiva poco o niente di quel che diceva? Sì, ma rimaneva lì ad ascoltare per giorni interi, in piedi, al sole, senza mangiare, senza riposare, ma anche se non capiva. Insomma, era per i discorsi o in attesa dei miracoli che la gente aspettava con tanta pazienza? I veri miracoli di Gesù furono le parole, gli annunci, i messaggi. Prendiamone atto, è importante. E forse è vero. Però adesso siamo stati esortati dal Presidente a parlare dei miracoli. Tu dovevi raccontarci qualcosa. Ma io ho già iniziato. La sera andiamo da lui e gli diciamo: Maestro, cessa un poco di predicare, così tutta questa gente potrà recarsi nei villaggi vicini e mangiare un boccone. Solo ora Gesù sembra accorgersi che tutta quella folla ha digiunato per ascoltarlo e si commuove. Non mandateli via, dice, fateli sedere, riposare, date loro quello che avete. Ma noi non abbiamo nulla, un po' di pane, qualche pesce, nulla per tutta quella gente. E glielo diciamo, e lui, date quello che avete, date. E noi cominciamo a distribuire quei pochi pani e quei pochi pesci. E i pani e i pesci non diminuiscono, e noi a dare sempre, e vedere quei canestri sempre colmi ci riempie sì di stupore, ma soprattutto di allegria. Ci sembra di partecipare a un gioco meraviglioso, e noi discepoli sorridiamo tra noi, perché solo noi sappiamo. La folla non si accorta di nulla, mangia e riposa e ci ballaga. Poi quando ci richiamo da lui, egli ci chiede, sono sazi? E noi, sì, il cibo è bastato per tutti, anzi ne ha avanzato. Ed egli quasi tra sé, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i miti, perché chiuderanno la terra. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Basta. Perché basta?
Beati i disgraziati, beati i poveracci. Il paradiso sarà loro. La smetta lei, la smetta! Basta con questa improvvisazione, lo spettacolo sta diventando increscioso. Chiedo scusa. Perché chiede scusa? Di che? Perché il processo ci sfugge di mano e voi siete costretti ad ascoltare un dibattito del tutto diverso da quello per cui siete stati invitati. Se fossimo rimasti nei termini del dibattito, vi assicuro che avreste sentito cose più serie, documentate, un vero processo. Invece, i prodigi, i sogni, i eroci, i miracoli. Non che mi manchino gli argomenti per ribattere, no. Il miracolo raccontato da Pietro può essere contestato in 100 modi e con 100 argomenti. Era una folla. Ma quale folla? Quanti potevano mai essere? E chi ci dice che ognuno non avesse la sua provvista come è solito fare la povera gente quando si mette in viaggio? L'involto, il cartoccio, la sporta. E quel po' di provvista che ognuno aveva fu messo in comune e bastò a tutti. I pochi pani e i pochi pesci erano quelli che avevano i discepoli. In fondo ognuno dovette mangiare col proprio. Dov'è il miracolo? Voi inventate. Non invento, interpreto, do spiegazioni logiche, razionali. E il figlio della vedova di Nain? Era morto quando Gesù l'incontrò. Il funerale si era avviato. La madre piange e quel dolore di madre commuove Gesù. I portatori si fermano e gli depongono la bara ai piedi. Io sono lì accanto. Lui la tocca e dice: fanciullo, dico a te, alzati. E il fanciullo si alza e inizia a parlare ed egli lo dà alla madre. Cosa c'è qui da interpretare? Che spiegazione logica da dare? Che il bimbo non era morto ma solo addormentato. Ecco, proprio queste furono le parole che Gesù usò un'altra volta. La fanciulla non è morta, ma dorme. Lei disse in casa del capo della sinagoga, qui era morta la figlia. Non è morta, ma dorme. Noi abbiamo creduto e crediamo che il mondo non sia morto, ma dorme. Ma voi non avete creduto a niente, neanche ai miracoli. Voi li avete visti, ma non ne siete stati persuasi. Ma come puoi accusarli di questo? Sono affermazioni gratuite, gran bel modo di fare inchiesta. L'unico modo per non rimanere impigliati nel misticismo e nelle favole. D'altra parte lo dimostrerò, vedrete. Voi dunque asserite di aver creduto fermamente ai miracoli. Lo confermate? Sicuro. Certo. Senz'altro. Come mai allora tu l'hai rinnegato e più volte questo Gesù che tanti miracoli aveva fatto sotto i tuoi occhi? Rispondi. L'hai rinnegato sì o no? Sì, lo rinnegai. E tu? Tu, Tommaso, hai creduto così poco a quei miracoli che ti sei rifiutato di prestar fede alla notizia che Gesù era risorto. Hai detto: se non vedo, non crederò. E difatti hai voluto toccare con le tue mani il suo corpo, le sue ferite. I miracoli che avevi visto non ti erano serviti a niente. È vero che dubitai, ma quando vidi e toccai, mi pentì di aver dubitato e tornai a credere. Ricordati che vedesti e toccasti le ferite di un vivo, non di un morto. Di un risuscitato da morte. Ecco, questo del risuscitato resta da vedere, da provare. Ehi, tu Giuda, sì, tu, vieni avanti. Tu Giuda, eppure li avevi visti quei miracoli. Tu non hai esitato a tradirlo, a venderlo, l'uomo dei miracoli. È vero che i miracoli non ti hanno dato un'esitazione di più, non ti hanno trattenuto un'ora di più? È vero? È vero. È vero. E che vuol dire? Come si può tradire, rinnegare un uomo che crediamo dotato del potere di fare autentici miracoli? Impossibile. Perché? Per gratitudine? Per amore? No. Lasciamo stare questi sentimenti. Perché se davvero avessero creduto nei miracoli, non avrebbero osato. Avreste avuto paura. Paura del suo castigo. Paura della sua vendetta. Non avreste osato mai. Perché invece l'avete fatto? Perché sapevate che non vi avrebbe incenerito col suo castigo. Perché sapevate che non aveva quel prodigioso potere di fare miracoli. Quelli che accadevano non erano veri miracoli. Voi lo sapevate bene, voi soli lo sapevate. Solo suggestioni, simulazioni, invenzioni. Per cui, quando venne il momento di rinnegarlo e di tradirlo, lo fecero, certi dell'impunità. Loro, i discepoli, sono la prova più schiacciante contro i presunti miracoli di Gesù di Nazareth. Non siate così pedantorio, mi permetto di consigliare. Io non sono qui per testimoniare se quelli fossero o no veri miracoli. Però devo dire che l'uomo cieco dalla nascita che riacquistò la vista e il lebbroso che ritornò intatto sono stati episodi
inconsueti. Controllati da noi sacerdoti. In che modo controllati? Noi sacerdoti avevamo l'autorità di consentire o meno l'accesso in città a chiunque affetto da lebbra si dichiarasse guarito. Dovevamo vederlo noi. Ebbene, quella volta constatammo che l'uomo era mondato. Fu proprio questo fatto ad attirare la nostra attenzione su Gesù e lo facemmo seguire. E a che conclusioni arrivaste? Che dei fatti straordinari accompagnavano la sua predicazione. Ma voi personalmente ne siete stato qualche volta testimone? No, personalmente mai, ma Gairo della sinagoga, quello che ebbe la figlia resuscitata, me ne rese testimonianza. Parte interessata Gairo, testimonianza non valida. Era un uomo degno della massima fede e non c'è dubbio che fosse dalla nostra parte. Evidentemente lo vinse l'amore per la figlia e fu accecato. Succede. Accecato? Ma sentitelo, ma una figlia vale ben più di un partito. E c'entra qui il partito? I sacerdoti non erano il partito di Gairo. Se non vuoi che il partito di quel che vuoi. Sostengo che fu accecato. C'è una tale luce, vedi, in quelli che tu consideri accecamenti, che non li immagini nemmeno. Li immagino bene, invece. Proprio per questo, insisto e sostengo che tutti furono tratti in inganno, anche voi sacerdoti. Quel che mi preme dimostrare, quel che credo di aver già dimostrato, è che per i discepoli non ci furono miracoli, né prima né dopo. Non è vero. Non fateci dire quello che noi non abbiamo detto. Noi credemmo nei miracoli che faceva, noi credemmo in lui. Perché allora non moriste tutti con lui? Per lui. È vero, non morimmo, anzi, lo rinnegammo, chi apertamente come me, chi con la fuga o chiudendosi in casa. Io dissi, non lo conosco, non sono dei suoi, non so quel che dite. Disprezzatemi pure, però quello che voi non volete capire è che si può nello stesso tempo credere e tradire. Amare e rinnegare, ve lo dico io che si può. L'amavo io mentre dicevo non lo conosco, l'amavo sempre. Ma perché allora? Perché? Così, senza un perché. Eravamo deboli, tenete conto di ciò. Fummo deboli, tremanti, avevamo paura, discepoli vili. Non eravamo eroi, ma lui lo sapeva. Ci scelse tra gente comune, disse tu, seguitemi così come siete. E noi eravamo niente. Poi, vedendo quel che faceva, ci gonfiamo un po', ci sembrava quasi di essere i collaboratori di quei prodigi. Sentivamo di far parte del gruppo dei fedeli. Poi, quando lo vedemmo preso, picchiato, sanguinante, sconfitto, attendemmo da lui il gesto, la luce, una voce che dal cielo umiliasse i suoi nemici. Ma il miracolo non avvenne. Allora ci prese paura. Sì, tutti avevamo paura. Io lo abbandonai. Però dovete credermi. Gli volevo bene. Credevo che fosse il Messia. Io invece non gli credevo più. Quando lo consegnai nelle mani del Sinedrio, non avevo più alcun dubbio. Gesù di Nazareth non era il Messia che aspettavamo. Non era colui che avrebbe liberato il nostro popolo. Lo so, tutti mi considerano il più mostruoso dei traditori, ma ci si sbaglia. Non sono stato un volgare traditore, sono solo un uomo coerente. Come? Ripetete. Coerente, ho detto. Spiegatevi. Quando non ebbi più fede in lui, lo consegnai nelle mani della giustizia. Parlate di dovere. Sì, di dovere. Perché se Gesù di Nazareth non era il Messia che aspettavamo, se non era colui che avrebbe liberato il nostro popolo, diventava ai miei occhi il suo più tenace oppositore della riscossa. Era un rinunciatario, e pericoloso per giunta, per via dell'ascendente enorme che aveva sulle folle. Quando me ne convinsi lo consegnai alle autorità, per il bene del nostro paese. Del resto, prima che io tradissi lui, lui aveva tradito noi. Anzi, aveva tradito me. Sì, con delle promesse non mantenute. Fatto personale. Ammettiamolo, tutto è fatto personale, sempre. Approvi. Sì, quello che hai detto adesso, tutto in fondo si riduce sempre a fatti personali. Come quando entrasti in contatto con Gesù di Nazareth. Fui uno degli ultimi a inserirmi nel gruppo. A quell'epoca Gesù attirava già le folle dietro di sé. Quando io mi inserì, il gruppo dei discepoli era quanto mai disperso e disorganizzato. Io entrai e lo riorganizzai. Ma chi vuol toglierti questo merito? Lo
sappiamo bene che foste l'amministratore, il tesoriere della piccola comunità. Il denaro era in mano vostra. Giusto, ma non sapete che non sono stato soltanto l'amministratore, ma il finanziatore. Come? Spiegatemi. Volentieri. Io impiegai tutto il mio per organizzare e mantenere la vita degli apostoli. Come mantenere? Mantenere, predicavano, la gente ascoltava, ma poi se ne andava. Passarono mesi e mesi prima che ci prendessero sul serio. Come momento organizzato non esistevano fino al momento in cui arrivai io, è vero? Nonostante ciò, io credetti fin dal primo momento che quel gruppetto capeggiato da Gesù di Nazareth avrebbe potuto appiccare il fuoco della rivolta al nostro paese. Lo credetti con tutte le mie forze, per questo dissi loro: andate a parlare, a predicare, a fare proseliti, non pensate ad altro, smettete di lavorare, di occuparvi dei vostri affari, d'ora in poi penserò tutto io, il mio denaro il vostro. Solo così diventammo un gruppo che in poco tempo si parlò di noi. È vero? Sì, è vero. Mise in comune tutto il sud. Per la liberazione di Israele era il patto. Questo avrebbe dovuto darvi una posizione di preminenza nel gruppo. All'inizio sì, ma poi cominciarono ad aggiungere le offerte dei seguaci e non ebbero più bisogno di me. Presero a guardarmi meno benevolmente. E il motivo di questo atteggiamento mutato? Il risentimento, forse inconsapevole, verso chi li aveva amministrato, verso chi gli aveva organizzato le loro vite. Insomma, il gruppo, quando pensò di poter essere indipendente, cominciò a guardarmi meno benevolmente e mi rimproverò di non intendere il messaggio di Gesù. Non era un pretesto, vi spiegavo il perché. Perché? Perché ero stato il mercante, il banchiere, per questo non potevo intendere. Insomma, il gruppo mi fece capire che avevo fatto il mio tempo e non servivo più. Loro, gli apostoli, ammettiamolo per un momento, e Gesù? No. Gesù continuava a darmi fiducia e a lasciarmi fare. E allora? Ma cercate di capirmi, come amministratore non servivo più. Come discepolo ero fuori strada, in quanto il regno predicato da Gesù non era quello che avevo sempre immaginato. Che dovevo fare? Mi avevano emarginato e mi sentii inutile. E me ne dispiace. Sì, e non pensavo che sarei rimasto attaccato a loro anche col cuore, proprio nei giorni in cui cercarono di allontanarmi. Non pensavo che avrei provato questo sentimento verso di loro, o almeno verso qualcuno di loro. E verso chi vi sentivate più legato? Mi sarebbe piaciuto restare amico di Giovanni, e invece proprio tu, Giovanni, fossi il più altro nei miei confronti, mi facessi sentire più degli altri una tua superiorità intellettuale, mi ponesti il dilemma se abbracci senza riserve il messaggio di Gesù resta, altrimenti vai altrove, Israele è grande. Ricordai semplicemente le parole di Gesù: chi non è con me è contro di me, ma forse la verità è un'altra. Dillo la tua verità. Sostengo? Cioè, la verità è che Giuda divenne invidioso della predilezione che Gesù mi dimostrava. Cessata le necessità pratiche della nostra comunità, i contatti con Giuda e il maestro si fecero sempre più rasi e cominciai io a prendere le confidenze di Gesù. Adolescente e presuntuoso per giunta. Sostengo che fu gelosia la sua. In principio cercò di avere la mia amicizia perché fino a quel momento mi avesse completamente ignorato. Avevo ignorato tutti, non te solo. Non avevo tempo per coltivare le amicizie, mi muovevo in lungo largo tutto il giorno. Poi si mise contro di me apertamente. Non c'è dubbio che qualcuno del Sinedrio seppe il nostro contrasto e ne approfittò per indurlo al tradimento. Adolescente, che presuntuoso! Vuole essere lui al centro della mia azione. Lui! Ma su questo punto può parlare in gran sacerdote, se crede. Quale punto? Sul prezzo del tuo mercato? Quello mi passò di segreto fra di noi gli ultimi giorni. Passò di segreto? Niente passò. Non passò proprio niente. Che poteva passare tra noi del Sinedrio e te, Giuda di Cheriot? Non vuol parlare, è evidente, ma io vi assicuro che ci furono colloqui e intese, anche se Caifa intende smentirle. Parla, di quel che passò in quei giorni. Quando entrammo a Gerusalemme, prima della Pasqua, e fummo accolti con fiori e drappi stesi per terra, io avevo ormai capito che Gesù aveva abbandonato ogni proposito di sollevare Israele. Fu proprio in quei giorni che i vostri emissari mi invitarono a parlamentare. È vero, Caifa? Non nego che qualcosa del genere possa essere accaduto. Non lo nega. In una riunione tra anziani, all'indomani dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, si era infatti deciso di giungere ad un accordo con lui. Lo
consideravate dunque tanto potente da spingervi a venire a patti? Devo ammettere che l'avvenimento mi apparve piuttosto preoccupante. I termini del patto? Lo avremmo lasciato predicare indisturbato, purché avesse precisato nei suoi discorsi che il regno che ognuno doveva conquistare era quello di Israele. Lo volevate mettere in questo modo contro di noi, eh? Volevamo solamente che ci fosse utile. Prendeste o no contatto con Giuda? Oh, non io, non sofistichiamo. Chi viene da parlare veniva da parte del Gran Sacerdote, e il Gran Sacerdote era Caifa. Andava da parte vostra? Sì, immagino di sì. Avrei dovuto riferire a Gesù i termini dell'intesa. Sono esatti i termini enunciati da Caifa? Esatti. Avrei dovuto fare tutto ciò che era in me per convincere Gesù ad accettare. Se avesse accettato, avrebbe rovinato tutte le mie speranze. Quali speranze? Non capisco. Ma come fate a non capire? Se Gesù avesse accettato di sollevare il popolo di Israele, sarei corso a lottare al suo fianco, sarei stato io uno dei suoi primi generali. Invece, non mi fu possibile avvicinare Gesù. Per due giorni tentai inutilmente di parlargli. Pareva che Giovanni non lo abbandonasse di proposito. Sì, cercai la complicità di Giovanni, gli spiegai i termini dell'intesa che si poteva sottoscrivere con i sacerdoti, ma Giovanni rifiutò la mia presenza. Ne avrebbe parlato lui solo con il maestro. Io parlai a Gesù quella sera stessa. Davvero? Ho sempre pensato che Gesù non abbia saputo mai nulla di quel patto. Il maestro mi ascoltò, poi scosse il capo. Era no, e te lo dissi. Così mi convinsi che dovevo impedire che Gesù seminasse ancora la confusione fra il popolo e poi i rappresentanti del Zinzeglio concordarono la cattura. Come potrete convincerci che il vostro gesto fu dettato da un caso di coscienza? Sarà difficile. Difficile, non impossibile. Se ne potrebbe discutere se non ci fosse stata la ricompensa. Non fu un gesto disinteressato il vostro, fu un volgare peccato. Avevo messo nell'impresa tutto il mio e mi ero completamente rovinato. E quei soldi mi consentivano di rifarmi una nuova attività. Altra attività con 30 denari. Ma cos'erano 30 denari? Una notte di baldoria, altro che nuova attività. Si dice 30 denari per dire pochi spiccioli, ma non è così. Erano 30 monete d'argento dell'epoca, che oggi corrispondono a circa 300.000 euro. Comunque non vendetti Gesù per denaro. Caifa, fu o no un mercato? Io seppi che uno dei discepoli era stato corrotto con denaro perché ci consegnasse Gesù. Ecco, difficilmente allora potrete convincerci del contrario, Giuda. Il mio suicidio dovrebbe almeno farvi riflettere, dovrebbe convincervi che invece era ben altro oltre il denaro. Non cercare di alleviare la tua colpa, tu solo commettesti il misfatto. Io? Ma voi, tutti voi, che avete fatto per impedirlo? Se l'avessi saputo, te l'avrei impedito con queste mani. Lo so, Pietro, tu l'avresti fatto, sei impetuoso e manesco, ma gli altri? Io non immaginavo nemmeno, non ti ritenevo capace di tanto. C'era però chi sapeva e non fiatò, e lasciò fare. Mi rivolgo a te, Giovanni, a te che sei il puro, l'angelico, il prediletto fra tutti noi. Perché non mi hai fermato la sera famosa della cena quando mi hai visto varcare la soglia prima che ci alzassimo la tavola? Gesù ti aveva detto, ti aveva mostrato il segno. Colui che mi tradirà, intingerà nel mio piatto. Tu mi hai visto compiere il gesto, dunque sai. Ma non ti muovi, non gridi, fermati Giuda, che vai a fare? Non ti aggrappi a me, perché non mi impedisci di varcare la soglia? Perché non gridi a tutti, fermatelo, è lui il traditore, perché non lo fai, Pietro? Non lo farebbe. Non potevo parlare, Gesù non me l'ha permesso. Dovevi disobbedirgli se davvero gli volevi bene, sapevi cosa andava a fare, invece no, lo credevi l'Onnipotente. Già pregustavi la gioia di vedermi scoperto, mascherato, umiliato, scacciato dal gruppo. Così saresti rimasto tu solo accanto a lui. Non c'era né amore né pietà nel tuo sguardo quando mi vedesti uscire. Degli altri poi non parlo nemmeno. Erano così intenti a spiarsi l'un l'altro cercando di indovinare chi tra di loro fosse il colpevole. Gesù aveva detto: uno tra di voi mi tradirà. Così ognuno dubitava dell'altro. Nessuno in cuor suo aveva la coscienza tranquilla.
forse. Però tu solo l'avevi veramente sporca. Tu solo andavi a metterla a morte. No, io lo tradivo, è vero, lo tradivo, ma non lo sapevo, non pensavo, vi prego di credermi, non pensavo che sarebbe stato ucciso, crocifisso. Pensavo che sarebbe stato soltanto imprigionato, isolato. Le cose poi presero una piega imprevista. La morte non era nei patti. Mi appello a Caifa. Caifa. Ecco, la morte. Stasera siamo arrivati all'epilogo per vie assolutamente inconsuete. Caifa, era prevista la morte di Gesù? Dico a voi, Caifa. No. Il Sinedrio non pensava di crocifiggere Gesù quando fece il patto con il traditore. Come fu allora che si giunse ad Anna? Non potete immaginare perché successe in noi quando ce lo trovammo davanti. Era di notte, l'avevamo preso la sera. Eravamo riuniti in molti in casa di mio suocero Anna, curiosi, ansiosi, perfino eccitati all'idea di vederlo in faccia, questo cosiddetto profeta. Ed ecco che finalmente ci è lì davanti e cominciamo a interrogare. Man mano che le domande incalzano e la curiosità lascia il posto ad un esame più attento, si forma nell'aria, ancora imprecisato, ma evidente, una sorta di disagio, di imbarazzo, che ci inquieta e diventa timore, quasi paura, perché ci rendiamo conto con terrore che il caso non è di quelli che si aggiustano con manovre, patteggiamenti o minacce. No, non ce lo diciamo apertamente, ma lo pensiamo tutti. Anna a un certo punto si china su di me e mi fa: meglio che non ci fossimo immischiati in questa faccenda. Ma era troppo tardi. Troppo tardi? Lo stavate soltanto interrogando? Lo stavamo interrogando, ma come si interroga qualcuno che è già considerato colpevole e deve essere solo condannato? E invece scoprivamo che non era colpevole di nulla e che le sue risposte avevano anzi il timbro non solo della buona fede, ma della verità. Fu allora che avemmo paura di me. Paura di non poterlo condannare. E questo mi faceva paura. Pensammo al popolo, alla sorte del popolo ebreo. Se quel Gesù fosse uscito indenne e avesse ricominciato a predicare, chi gli avrebbe contrastato il passo? Non certo noi, che lasciandolo libero lo avremmo agli occhi del popolo assolto da ogni colpa, da ogni accusa. Ecco la nostra paura. Ci rendevamo conto in modo sempre più sconvolgente che saremmo stati costretti a non farlo più uscire di lì. Bisognava metterlo a tacere, assolutamente, ma come? Bisognava nasconderlo, farlo scomparire agli occhi del popolo, ma in che modo? Allora cominciò, quella notte, tra noi, la confusione, un'agitazione, un affanno, un subdolo scaricare l'uno sull'altro le responsabilità. Cercavamo qualcuno che ci aiutasse a far tacere, a far scomparire Gesù. Ma alla morte non pensavamo. Fu per questa paura che lo mandaste da me. Fu la stessa paura che spinse voi a mandare Gesù da Erode Antipa. No, no, non fu la stessa paura. Anzi, la mia non fu proprio paura. Fu soltanto pigrizia, desiderio di non immischiarmi in una faccenda che non mi riguardava e che ritenevo da fanatici. Fanatici voi e fanatico lui. Io non c'entravo, per questo lo mandai da Antipa. Ma poco dopo mi ritornò al pretorio, dovevo giudicarlo proprio io. Se Pilato lo avesse imprigionato, noi saremmo stati soddisfatti. Avremmo ottenuto lo scopo di isolare Gesù. Ma io non potevo imprigionarlo, non aveva alcuna colpa per me. E se anche lo avessi arrestato, prendendo su di me la responsabilità dell'arresto, voi non sareste stati soddisfatti. Voi volevate la sua morte. No, non è vero. Ma quando rifiutai di condannarlo, non alzaste la piazza per forzarmi la mano? Ma certo, dovevamo farlo. Ma che significa? Ognuno deve sostenere fino in fondo la propria parte. Noi continuare a screditare Gesù per riguadagnare la fiducia del popolo, ma voi mantenete fermo il rifiuto alla morte di quell'uomo dal momento che la legge vi autorizzava a resistere alle nostre richieste. Se voi aveste veramente rispettato la vostra legge, come noi pensavamo, avreste sottratto Gesù di Nazaret tanto al popolo che a noi. Non potete rimproverarci di aver creduto più di voi nella inflessibilità della legge romana. Invece preferiste lavarvene le mani, nonostante fosse ai vostri occhi innocente. Ma che altro dovevo fare? Dovevate metterci nella condizione di far vedere al popolo
che Gesù non si poteva materialmente crocifiggere perché il procuratore lo custodiva con la forza delle sue leggi. Noi sacerdoti non potevamo niente contro il procuratore. Se voi lo aveste fatto, Gesù non sarebbe stato crocifisso. Ognuno vuole avere le sue buone ragioni. Fino di scusa. Eppure io credo che la vera profonda ragione comune a tutti, ai discepoli e al Sinedrio, a Caifa e a Pilato, sia un'altra. La speranza che si faceva sempre più ardua, assurda e disperata, che questo Gesù che si proclama figlio di Dio dimostri di esserlo lì, veramente, davanti a tutti, compiendo un miracolo, il grande miracolo. Tutti, in fondo, aspettano, sperano, vogliono un segno straordinario per potersi gettare in ginocchio e dire è veramente il Messia. È questo quello che sperano tutti mentre urlano a morte, crocifiggilo. È questo quello che sperano Pietro e Giuda quando lo rinnegano e quando lo tradiscono. Credo che tutti spingano Gesù verso una posizione così disperata e senza via d'uscita umana per indurlo, per violentarlo a manifestarsi. Forse non lo fanno apposta, ma tutti, tutti lo mettono alla prova. Ma non è nemmeno questo che cercano, non cercano un miracolo. Ma tu chi sei? La Maddalena, la peccatrice. L'ingresso imprevisto, siamo ormai alla fine. Lasciala parlare, dobbiamo sentirli tutti. Eh sì, sentiamoli tutti. Perché dici di no, Maddalena, che non è un miracolo quello che tutti cercano? Perché non l'avrebbero visto. I miracoli sono misteriosi e segreti, anche quelli che avvengono qua. Li vede solo chi può e vuole vederli. Più un miracolo di Lazzaro, un miracolo convincente come la stessa resurrezione di Gesù, morto da 3 giorni, già morto nelle pelle, già sepolto nella tomba di casa. Lazzaro, vieni fuori. Voi, Sara, pensate che un miracolo di Gesù in mezzo al pretorio o addirittura sulla croce avrebbe mutato, rovesciato tutto, ma niente di voi, niente avrebbe mutato. Il prodigio di Lazzaro non è forse avvenuto pubblicamente? Ci sono i discepoli e c'è tutta la gente del seguito. E vedono un morto di 3 giorni uscire dal sepolcro. Ebbene, che cosa credete? Domandino a Lazzaro appena cade il sudario. Immaginate, indovinate, diteglielo voi che avete assistito al miracolo di un amico sublime che rende alla vita un amico fedele. Che cosa chiedeste a Lazzaro? Lazzaro, tu che sei stato morto per un po' di tempo, dici cosa hai visto di là, cosa c'era? Come era fatto il paradiso, volevano sapere gli apostoli e gli altri. E Gesù, che li aveva uditi, s'era fatto triste. Perché? Ma non capite che il vero miracolo era quello dell'amore? Non capite nemmeno voi, come non capirono loro, che per Gesù contava solo l'amore. E i miracoli che cosa erano? Soltanto gesti e parole e atti d'amore. Gesti, parole, atti d'amore. Amore, ma che c'entra qui l'amore? Troppe donne, troppe donne. Vi fa paura l'amore? Ti fa paura? Dovete imbattervi per forza nell'amore se volete continuare a parlare di Gesù. Io ho creduto in Gesù perché lui era l'amore. E voi difatti me ne intendete d'amore. Maria di Magdala, mi piacerebbe sapere da voi cos'è l'amore. L'amore? Come posso dirti cos'è l'amore? E lo devi trovare, scoprire da te, la sofferenza tua. Non te lo posso insegnare. Nessuno può pagare per noi il prezzo del nostro amore. Ognuno deve pagare per sé. Se andiamo avanti così, finiremo per assolvere Gesù di Nazareth attraverso prove d'amore. È probabile. Basta. Considero terminata l'escursione dei testi. E terminiamo così, senza avere concluso nulla. Non è vero. Qualcosa abbiamo concluso. Ci siamo resi conto che ci sono almeno 2 strade per condurre questo processo. Quella strettamente giuridica che abbiamo percorso fino a stasera e quella più avventurosa, direi quasi favolosa, che abbiamo tentato qui, davanti a voi, per la prima volta. È una strada che però difficilmente ci permetterà di concludere perché poco si adatta alle maglie di un dibattito abituale.
rispettabile pubblico, chiedo scusa di avervi promesso una cosa e mantenuta un'altra. Vorrei che almeno ora, sul punto di concludere, ci ricordassimo la domanda iniziale. Secondo la legge giudaica, Gesù meritava o no la condanna? Parli il difensore di Caifa. Caifa è stato molto efficace nell'illustrare e difendere la posizione sua, dei sacerdoti e del Signore. Vorrei solo rilevare che Caifa si trovò di fronte a un uomo indubbiamente eccezionale, che si proclamava figlio di Dio. Si può rimproverare a Caifa di non averlo creduto? Il punto è questo. Si può accusarlo di non aver avuto fede? Non lo credette. E la pena per un falso messia era la morte. Fu coerente, logico. Se vi accontentate della logica e della coerenza, Gesù fu ben condannato. Ma vorrei aggiungere che per giungere a questa conclusione non c'era bisogno di tanta messa in scena. Parli il difensore di Pilato. Di cosa è accusato Pilato? L'accusa più insidiosa è quella di Caifa. Se Pilato avesse difeso Gesù, che per lui non aveva colpa, con tutta la forza che gli dava la legge romana, Gesù non sarebbe stato crocifisso. Perché anche se il Sinedrio aveva sentenziato di crocifiggerlo, il potere per farlo era solo nelle mani di Pilato. Dunque il solo responsabile della crocifissione fu Pilato. Questa è l'accusa. Innegabilmente grave, ma domandatevi con me, chi era Pilato? Formalmente un giudice che deve applicare la legge, in sostanza invece un politico, spinto da altre considerazioni. Cosa poteva rappresentare un messia ebreo per un politico romano? Colpe non ne ha, è vero, eppure la città è in fermento per causa sua. Un agitatore, sia pure involontario, e i politici hanno sempre in sospetto gli agitatori, specie se involontari, sono i puri, non accettano compromessi. Allora Pilato fa i suoi conti. A seguaci? Quanti? Finché persuaso che Gesù ha dalla sua una parte del popolo, resiste e con energia alle pressioni dei sacerdoti. Ma quando si accorge che quel profeta è rimasto solo, e assolverlo significherebbe non solo irritare i sacerdoti, ma anche una parte del popolo e forse provocare lagnanze da parte dei superiori di Roma, anche l'argine della tanto decantata giustizia romana comincia a sbrecciarsi. Finché cede, Caifa, sacerdote politico, aveva detto: meglio che uno paghi per tutto. Pilato in sostanza disse lo stesso: devo rassegnarmi a condannare a morte quell'innocente per mantenere la tranquillità di una provincia romana. Sembrò a un certo punto che la morte di Gesù rimettesse tutto a posto. Tutti lo misero a morte con nascosto rammarico, ma con un sospiro di sollievo. Domani, quando l'agitatore del regno delle anime sarà sparito, tutto rientrerà nell'ordine. Questo pensarono Caifa e Pilato. Invece, ma questo è tutto un altro discorso. Io ho finito. Ma questa sarebbe la difesa di Pilato, non ci vedete accusarmi. Non l'ho sentita mai fare, in questi termini, con questi argomenti. E non nascondo la mia sorpresa. Non nascondetela. Pilato, a mio parere, può essere assolto solo se accettiamo e giustifichiamo a priori certe caratteristiche dell'uomo politico, solo se siamo disposti a legittimare l'attività di un uomo che è chiamato sempre e comunque a decidere in base all'utilità immediata. E ciò che sarà buono domani non serve al politico, gli serve ciò che è buono oggi, il suo tempo e il presente. Risultato immediato e concreto che si veda, si tocchi e si misuri. Per Gesù di Nazareth c'era ben poco da sperare dall'uomo politico Pilato. Regno di Dio, figlio di Dio, un giorno vedrete non di solo pane vive l'uomo,
linguaggio che non pesava sulla bilancia di Pilato. Dunque, io non vi dico perché dovete assolvere Pilato, io vi dico perché non potete condannarlo, che è poi lo stesso. No, lo dica invece, perché potremmo non averlo capito. Ma perché bisognerebbe condannare in blocco tutti i giudici politici. Ma che credete, che ognuno di loro non abbia sulla coscienza un piccolo profeta condannato ingiustamente, una speranza umiliata, una promessa delusa, una voce di poeta soffocata? Ogni giudice lo politico, lo sappia o no, ha sulla coscienza molti di questi reati. Ma provate ad accusarli, vi diranno che non c'entrano, loro i politici si sentiranno autorizzati a lavarsi le mani. Ma io dico, assolti a priori, dico, ma autorizzati da chi? Da noi forse? E allora, se siamo disposti ad assolvere Pilato, tutti gli altri, perché non assolvere anche Pilato? Forse perché a lui è capitato di avere tra le mani il Redentore degli uomini. Ma scusate, di questo proprio non gliene si può fare una colpa. E chi lo dice? Quando si elimina un giusto, addirittura Gesù, si rimette sempre in circolazione un malvagio, oggi come ieri. E non è una colpa questa, secondo voi? È la peggiore fonte del disordine. Forse ha ragione, ma allora condanniamoli tutti in blocco, i giudici politici. No, stiamo davvero sconfinando, adesso mi pare che si esageri. Sono pronta a tacere. Ma lei scusi, chi è? Cos'è? Non ha importanza, mi consideri una come gli altri, curiosa, anzi interessata a questo processo, nient'altro. E chiedo scusa se per un po' ho deviato il corso del dibattito. No, anzi, molto, molto serio. Anni l'accusatore. Cosa risulta dalle testimonianze? Che Gesù era solo, incompreso da tutti. La divisione dei discepoli, l'invidia, il tradimento, l'abbandono delle folle, l'improvviso estinguersi di quella forza che aveva sedotto le folle. Rimase solo, con la sua temeraria impietà. Sono figlio di Dio. Voglio dire che non furono solo Pilato, Caifa e il Sinedrio a volerlo morto, ma tutti, il popolo, Giuda, i discepoli, tutti vollero che Gesù morisse sulla croce. La sua morte non è imputabile a qualcuno, ma a tutti, direttamente o indirettamente, a noi giudei, ai romani, a tutti gli altri, anche a voi. La sola differenza è che noi giudei ci siamo assunti la responsabilità dei nostri atti, mentre voi avete cercato di scansarla. Ma che dice? Che dice? Davide, che ti succede? Che mi succede? Che voglio dire a voce alta la verità. La verità? Cos'è la verità? Anche Pilato chiese a Gesù di Nazareth, ma è lui tacque. Noi siamo qui per scoprire un po' di verità, e tu? Ma lascialo, lascialo dire, lascia che si scaldi, che si sfogli. Mi piace quando ti butti un po' lo sbaraglio. Ti piace? Sì, perché almeno allora ti scopri. Basta, la riga dell'accusatore è finita. Come è finita? Sì, è finita. Con una chiamata universale di correo. Per uno che voleva restare sul binario strettamente giuridico non c'è male. Comunque, meglio così. È un'altra prova che il binario non basta. Si esce fatalmente fuori. Parli la difesa di Gesù. Difesa di Gesù? Ma chi ha detto una sola parola di accusa contro Gesù? Signori, vi chiedo una sola cosa, abbiate compassione, comprensione per noi. Se non fossimo così inquieti, non faremmo questo da tanto tempo. Non riusciamo ancora a vedere ciò che vorremmo. Siamo, come si dice, tra l'incudine e il martello. Guardate di traverso dai nostri e considerate un po' matti da voi. Abbiate un po' di rispetto per la nostra pena. Questo vecchio, questa figlia, anche lei, che spaventoso dramma. Voi che credete in Gesù di Nazareth, abbiate un po' di pietà. Vi chiedo solo questo e scusatemi. No, no, mio caro, lascia finire me stasera. Ora, lui voleva dirvi, interrompiamo il dibattito e ci ritiriamo per discutere tra di noi e giungere ad una sentenza. Si fa sempre così, fa parte dello spettacolo.
Posso dirvi che finora non siamo mai giunti ad una sentenza convincente, ma stasera ci sono tante novità nell'aria. Alzatevi pure se volete, signori, e divagatevi un po', noi ci ritiriamo. Io lo ascoltai appena, ero
sconvolta dal timore di essere stata scoperta ed ero così presa dalla nostra passione che il mio animo rigettò quella rivelazione improvvisa. Preferì restare come assente. Forse avevo anche paura che Daniele potesse aver ragione. Se fosse stato vero, no, non poteva, non doveva essere vero. Scrollai le spalle. Ma lui, aprendo la porta che dava sulle scale, lo vedo ancora. Mi disse: ascolta bene, Sara, quello che dirò stasera. Se ne andò. Io non è più ricomparso. Nel cortile dove era sceso a fumare la sua sigaretta, lo aspettava l'agguato. I nemici di Gesù. I nemici? Tu vaneggi, ma che c'entrano i nemici di Gesù? Sono sempre gli stessi quando uccidi l'innocente. Da quando abbiamo ripreso il processo dopo la morte di Daniele, la mia angoscia è diventata ossessione. Non ne posso più, Davide. Se fossi stata veramente coraggiosa, avrei dovuto allontanare non solo da te, come ho fatto, ma da tutti. E cercare quello che Daniele aveva già trovato. Per anni questo coraggio mi è mancato, ma stasera me lo sento. Me ne vado, vi lascio, tutti. Non in questo modo, però. Tuo padre dovrebbe dare al pubblico una spiegazione della tua scomparsa. Se la darà. Non puoi agire così. Vedrai se non ti dico di no. Basta che grido, urlo, piano. Fa quel che vuoi. Ma se proprio vuoi andartene, andiamo. Partiamo insieme. Insieme? Ma chi te l'ha messo in testa? Dovunque tu andrai, io verrò, ricordalo. Quando me ne andrò davvero, tu non mi verrai più dietro, sta sicuro. Ti parlerò chiaro. Non vorrei che Davide finisse per influenzarmi. Davide influenzare Sara? Come ti sbagli? Conosci male tua figlia. Ma allora, cosa si dicevano con tanta agitazione? Continuano questo processo per conto loro, ma anche gli altri, gli spettatori, cosa pensi che facciano in questo momento di pausa? Tutti, in un modo o nell'altro, continuano il tuo processo. Forse dentro di loro, intimamente. Anche. Ma allora, come mai siamo così lontani da una soluzione soddisfacente? Non è ancora giunto il momento, aspetta e abbi fiducia. Vogliamo concluderla questa serata? E come? Come vorrai, non ha importanza la conclusione, tanto lo potresti concludere nel solito modo, no? Davide, sei d'accordo nel solito modo? Per me? Ti vedo pensoso, Davide. Tu continui ad essere per la condanna oppure... Certo, per la condanna. Pensaci bene, Davide, se... Hai qualche dubbio? Sei rimasto il solo ad avere questa posizione di intransigenza. Lo so, condannatelo, sia pure col mio solo voto. Un giorno l'altro lo si metterò con questo processo, temo che stia diventando inutile. Vabbè, intanto concludiamo quello di stasera, forza. Rispettare il pubblico, come presidente tocca a me pronunciare la sentenza. Quando cominciamo, fu stretto tra noi un patto solenne. Se arriveremo alla soluzione di Gesù di Nazareth, lo dovremo fare all'unanimità. Perché lasciare qualcuno per strada se siamo tormentati dalla stessa idea? Vorremmo sperare insieme, ma dovremo camminare ancora, perché basta che uno solo sia persuaso che tutti gli altri debbano attendere. E non vi dispiaccia troppo. La formula della nostra sentenza è un modo di manifestare la nostra appartenenza a quella legge che condannò Gesù di Nazareth. Non vuol significare altro che questo. E chissà se dovrò pronunciarla ancora. Stasera mi sono reso conto che questo processo è forse inutile, almeno nella sua forma attuale. Perché mi sono allora ostinato a ripeterlo? Mi ero illuso che continuando a mantenere viva la memoria di questo Gesù e a chiedere una testimonianza a voi, cristiani di oggi, non solo avremmo trovato una soluzione al nostro dilemma, ma persino aperto una strada nuova per la comprensione del suo annuncio. Questa attesa non si è ancora realizzata, almeno ai nostri occhi. E devo pertanto concludere che la mia impresa rischia di sembrare solo la mania di un vecchio ebreo. Ma devo anche prendere atto che il mondo cristiano non ha abbracciato il messaggio di Gesù in modo così vivo ed evidente da manifestarlo nella sua vita. Forse la vera civiltà cristiana deve ancora cominciare. Io comunque, chiamato questa sera a pronunciare il nostro giudizio, dico ancora
che Gesù di Nazaret fu crocefisso per ordine del procuratore romano perché con le sue magie aveva sedotto e sviato il popolo di Israele. Trova una formula diversa, che rispecchi meglio il nostro stato d'animo di incertezza, di perplessità, di dubbio. Quale dubbio? Dubbio, sì. Il mio, almeno, è un dubbio. Ma sì, è giusto, non ripeta la formula dell'inizio. Non valeva la pena discutere tanto per giungere dove si è cominciato. Ma certo, oltretutto si esagera con questa finzione. Si esagera, ci si spinge troppo oltre. Ma che significa troppo oltre? Voglio dire che si cerca di dare, certo, senza volerlo e con le migliori intenzioni, apparenza di autenticità a una discussione improvvisata su argomenti di capitale importanza che non possono essere discussi in questo modo, altrimenti c'è il pericolo che il pubblico se ne faccia un'idea del tutto sbagliata. Non si preoccupi lei dell'idea che ce ne facciamo. Io mi preoccupo di dire ad alta voce il mio pensiero. Questo si potrà. Sicuro. Sentiamo. Dopotutto, si tratta di una commedia. C'è molta, molta fantasia. E in questo sono d'accordo con il giudice accusatore. Soltanto in questo, però, non vorrei che si pensasse che biasimo questa riunione. Anzi, mi compiaccio vivamente con questo pubblico che si è manifestato così attento a questi problemi da preferire questo raduno ai tanti divertimenti che potevano più facilmente attirare. Ma ciò non toglie che il presentare argomenti così delicati, che esigono studio e preparazione, a gente impreparata per via delle quotidiane occupazioni, possa costituire un pericolo. La ringraziamo, benché le stia dando a tutti noi una bella patente di ignoranza e di incompetenza. No, non vorrei essere frainteso. Oh, non si preoccupi, come si può fraintendere? Ha parlato papale papale. Ma quale preparazione si richiede per discutere questi problemi? Occorre forse un diploma, una laurea? Non facciamo dell'ironia e della facile polemica. Niente ironia, d'accordo. Ma vorrei chiedere a questo signore qualcosa che mi pare importante chiedere. Secondo lei, gli uomini che ascoltarono per la prima volta la parola di Gesù, che preparazione avevano? Forse meno della nostra. O lei crede che la dottrina di Gesù sia una scienza che ha bisogno di uno studio speciale per essere interpretata? Io credo di no. A me pare chiara, evidente. Forse mi sbaglierò, ma sono persuasa che tutti possano intenderla, colti ed ignoranti. La parola di Gesù è quella di un maestro che vuole insegnare a tutti la stessa dottrina. Non occorre una specializzazione per capirla, il bello è proprio qui. Le interpretazioni, i commenti, complicano tutto. Se lei mi parla di ignoranza, però, è un altro paio di mani. Come sono con lei nel rilevare che in questo processo ci sono molte lacune. Certamente, siamo primi ad ammetterlo. Cara signora, lei dice di essere d'accordo con me se intendo parlare di ignoranza. In verità, io non volevo usare questo termine, ma dal momento che l'ha usato lei, ne farei proprio una questione di ignoranza, dall'una e dall'altra parte. Riconosco che in questa materia l'ignoranza non è mai del tutto sconfitta, ma vorrei farle presente che ho dedicato un'intera vita di studi a questi problemi. Mi scusi, io non intendevo affatto disconoscere. Mi scusi, chi è? Per prendersi l'autorità di metterci tutti sotto accusa. Se c'è un guaio, semmai, è che quelle parole, quegli ordini, fossero presi alla lettera, altro che rivoluzione. Già, rivoluzione. Se le dà fastidio questa parola, diciamo trasformazione. No, non mi dà nessun fastidio, anzi, rivoluzione. Rivoltare il mondo. Abbiamo mai pensato cosa succederebbe se tutti applicassimo alla lettera queste parole? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. E senza ma o però, nel caso che, sempre. A ragione e a torto, sempre. È dura, eh? Lo so, ma è così. E poi ancora, se vuoi essere perfetto, va, prendi tutti i tuoi averi e dagli ai poveri. Poi vieni e seguimi. Non dice, dai tutto meno un po', meno quello che ti serve, no, tutto. E poi ancora, siate in pace gli uni con gli altri, pace intera, pace vera, sempre. E tutto questo perché? Ma perché devo cambiare il mondo solo con l'amore, a colpi di amore.
I cristiani, questo sono. Sarebbero questo. Magari, ma applicarla alla lettera sarebbe un'utopia bella e buona con i tempi che corrono. E perché utopia? Nessuno ci ha mai pensato. Ho provato. Quel che succede con le guerre, con le violenze, con le rapine, lo chiamiamo forse utopia? No, lo chiamiamo realtà. E tutti sappiamo bene quel che è, qualcosa di veramente mostruoso. Ora quel che succederebbe con l'amore, con la pace, nessuno lo sa, perché in 2000 anni di storia cristiana è un'esperienza mai fatta. Forse perché abbiamo sempre pensato che fosse un'utopia e abbiamo preferito restare nella realtà. Ma voi, loro, siete contenti di questa realtà? Io no. Ho finito. Ma scusi, lei chi è? Prima gliel'hanno chiesto e ha cambiato discorso. Perché si tira indietro? Dal momento che volete proprio saperlo, sono un prete. Ah, si capiva che c'era sotto qualcosa. Pare impossibile. Li trovi sempre dappertutto. Adesso poi non li riconosci nemmeno. Vestiti come noi, ma bisogna riconoscerlo però, sono sempre una forza. Per favore, silenzio. Reverendo, non potevamo supporre che in mezzo al pubblico si celasse uno come lei. E ne siamo lusingati e la preghiamo di prendere posto qua, tra noi. La prego. Onestamente io non avrei mai pensato di trovarmi su un palcoscenico invitato a parlare a un pubblico di teatro. Non è questo il mio posto. Ma forse lor signori saranno soddisfatti che io sia uscito dall'incognito per parlare a viso aperto. Non ho granché da aggiungere a quanto già detto, tutto interessante e degno di apprezzamento. Ma non si pensi che i fatti si sono svolti così come riportati qui. Diciamo piuttosto che si sta tentando di ricostruire insieme come si svolsero. Proprio come lei, Elia, ci ha detto all'inizio con la sua bella parabola sulla memoria. Non si può più accendere quel fuoco. Si sono perse le antiche preghiere. Non si riesce più a ritrovare il luogo esatto. Però se riusciremo a ricostruire insieme i fatti così come si svolsero, allora quel che chiediamo si compirà. Grazie di avercelo ricordato. Come si svolsero i fatti per noi uomini di oggi? Come è oggi la verità di allora? Non vorremmo sentire una predica ora. Non siamo qui per questo. Sì, facciamo le nostre discussioni per bene, cioè con calma. Starò calmo, ma contrasterò la posizione del sacerdote, balzato così inaspettato in questo processo, a meno che anche questo non faccia parte della rappresentazione. Nel qual caso mi siedo e vi dico: bravissimi, recitato alla perfezione. No, signore, nessuna commedia, noi eravamo alla conclusione. Abbiamo fretta di concludere, io almeno. Chiedo scusa allora dell'insinuazione, sia pure ipotetica. Sta buona, sta zitta. Che mi sono permesso di fare. È una brusca impennata che il dibattito ha preso. Gli stessi spettatori l'hanno provocato. Tanto che noi avranno notato ci siamo tirati un po' in disparte. Non semplici spettatori, ma quasi. Lasciamo volentieri il posto ad altre voci. Dove vuole andare? Presto. E non vorrei che il signore ritenesse questo posto usurpato. Preferisco ritornare al mio posto. Rimanga pure. Non sarà certo il pulpito a cambiare la predica. Dal momento che è così. Secondo lei allora come sarebbero andati i fatti? Il Vangelo li racconta esattamente. Anche noi riconosciamo la versione del Vangelo, l'ho già detto. La versione dei fatti esteriore accetta. E poi è la figura umana e divina. E la missione di Gesù, vero Dio e vero uomo, sta proprio qui l'equivoco. Voi sostenete di aver messo a morte un uomo che si illudeva o si vantava di essere il figlio di Dio e continuate a credere di averlo condannato giustamente. Questo processo ha sorvolato la questione essenziale. Gesù era o no il vero Messia? Di questo stasera non se ne è proprio discusso. D'accordo, discutiamone noi allora.
Consideriamo il processo ancora aperto, oppure se volete apriamone uno nostro tra noi. No, no, manteniamo aperto il nostro. Lei sarebbe un nuovo testimone, testimone dell'ultima ora. Come vuole, sarò il testimone dell'ultima ora. Parliamone allora. Proviamo a rovesciare le posizioni. Se si discute come fatto finora sulla figura di Cristo, atteso dal popolo come liberatore politico, che si rivela invece un taumaturgo. Taumaturgo che al momento buono non sa scendere dalla croce e non riesce a salvare nemmeno se stesso. Se si prende questa strada, non si arriverà mai a niente. Meglio non parlarne. In questa ragione lei, occorrerebbe tutt'altra preparazione. Ma per parlarne così in generale, mi pare che non ci rimanga altro che capovolgere le posizioni. In che senso? Iniziare chiedendoci ciò che di sfuggita si è chiesto prima il Presidente. Come mai in un mondo che si dice e si crede cristiano non si avverte la presenza di Cristo? La traccia che ha lasciato è troppo tenue perché si possa credere impressa niente meno che da un Dio. Basta guardarsi intorno. E perché guardarsi intorno? Guardiamo piuttosto dentro le cose, dentro noi stessi. Guardiamo pure. Lei trova cristiane le opere di questo mondo? Se almeno le intenzioni fossero cristiane, e cioè si partisse dall'amore e si fosse poi trascinati nell'odio, e ci si muovesse verso la pace e ci si trovasse invece a fare la guerra, potrei concludere che è una fatalità che piega al male la buona volontà dell'uomo plasmato dal messaggio di Gesù. E invece no, nemmeno l'intenzione buona riesco a trovare. Non vedo l'uomo nuovo, il cristiano. Gesù di Nazareth non riuscì allora a cambiare la viltà di Pietro, la gelosia di Giovanni, la doppiezza di Giuda, ma non è riuscito nei secoli a mutare la cieca incredulità degli uomini. Perché un Dio non dovrebbe poter restaurare l'opera sua, se fosse davvero un Dio? Non posso accusare gli uomini di non aver fatto loro, deboli e peccatori, quel che lui non seppe fare. Accuso solo la scaltrezza di chi alimenta false speranze in nome di una presunta verità. Accuso chi difende oggi il Cristo con foga dialettica ed è pronto domani a crocifiggerlo senza riconoscerlo se dovesse riapparire nel mondo. Non si può, non si deve proporre come possibile una dottrina che non ha possibilità di essere attuata. Meglio che ognuno viva per quello che è, seguendo la sua immutabile sorte, illudendosi se vuole in speranze messianiche, ma sapendo di illudersi. E i santi? E i santi, eroi illusi, sono un pugno di uomini, un gruppo sparuto di fronte alle moltitudini pazze, cieche, ottuse che si succedono nei secoli. E no, signore, no, questa affermazione non è degna di lei. E perché? Perché sembra che lei ne faccia solamente una questione di quantità, un mero bilancio numerico, quei pochi santi. E poi perché pochi? Quei santi e con le loro avventure cristiane sono penetrati nella vita degli uomini e l'hanno lievitata di nuove speranze. Io concedo. I santi imitatori eroici di Cristo e come lui ammirabili, ma come lui, sempre contraddetti e traditi dai discepoli. Ora lei mi deve concedere che una dottrina che perde sempre non può avere il sigillo della divinità. L'impotenza è propria dell'uomo. La vittoria costituisce il segno della perfezione e della potenza divina. E qui invece si è continuamente perduto. Lei dice che si è continuamente perduto. Eppure qui poco fa, non mi ricordo chi in mezzo al pubblico, mi pare una signora, ha detto che noi siamo una forza. Una forza, certamente. Lo riconosco anch'io. I sacerdoti, del resto, furono sempre una forza, anche nell'antichità pagana. Ma qui si sta parlando non del gioco alterno delle varie forze storiche in cui quella religiosa ha avuto sempre una parte preminente, ma di quell'unica forza cristiana che avrebbe dovuto non già scontrarsi da pari a pari con le altre forze, ma cambiare di colpo la faccia del mondo. E questo non accade, e non accade nemmeno dopo 20 secoli. Dovrà ammetterlo, reverendo, siamo tutti pronti ad elogiare Cristo, uomo sublime, ma sia ben chiaro e il suo messaggio e le sue speranze furono crocifisse e morirono con lui. E risorsero con lui, quando lui risorse dal sepolcro. Bella frase d'effetto, che può
colpire un pubblico di chiesa, non questo di stasera. Per volgere a suo favore il dibattito, non può puntare tutto sul fatto favoloso della resurrezione. Sarebbe comunque una resurrezione poco produttiva, perché malgrado gli sforzi per moltiplicare i segni e le strutture visibili della cristianità, lei sa come me, anzi meglio di me, che il vero messaggio di Cristo, quello autentico, quello evangelico, sta morendo nella vita degli uomini di oggi. E che è la morte di Dio. E chi le dice? E chi le dice che non si sia ancora all'alba della vita cristiana? Ma come, non li vede anche lei i segni premonitori della fine? Direi addirittura i segni dell'Apocalisse, per esprimermi col suo linguaggio. Sì, vedo anch'io quello che vede lei. E cioè? Ma vedo anche quello che forse lei non vede. E cioè? E cioè che quei fermenti che lei crede crocifissi con Cristo si sono invece sparsi per la terra e hanno inquietato gli uomini e continuano a inquietarli oggi come mai. Questo io vedo, e vedo che inquietano anche lei. Forse lei non se ne rende conto, ma nel calore e nell'aggressività della sua accusa c'è proprio questo, l'inquietudine per Cristo. Ho capito, ora tenta di sedurmi, ma sappia che sono ben premunito contro questa tattica, la conosco. Nessuna tattica, mi creda, l'ho detto dal cuore, sincerità per sincerità. Lei ha ragione, ma che credete che sia questo che parla così, eh? Indovinate un po', ve lo dico io che lo conosco bene. Smettila tu, che c'entri tu nei nostri discorsi, siedi. Vostri discorsi sono vostri quanto sono miei, di tutti sono, ve lo dico io chi è. Chi è? È qualcuno di vostri. Ha imparato da voi tutto ciò che dice, tutte le ragioni che porta. Come uno dei nostri? Voi preti, di voi preti, è un mezzo prete. È stato lì lì per diventarlo intero. Me l'ha raccontato in queste notti. Mi faceva venire un sonno. Ma me lo ricordo bene. Si è fermato e vi si è rivoltato contro. Ha il dente avvelenato contro di voi. Le donne, bel modo di ragionare. Già prima mi ero rivoltato, già prima mi ero convinto che l'essenziale non andava. Per questo mi sono rifiutato. Non è stato un risentimento del cuore, ma la conclusione di lunghi pensieri. Non mi è accaduto quel che succede a voi quando un amore contrastato o tradito vi si tramuta subito in odio. Magari fosse stato per te come per noi, saresti salvo. Non che mi importi molto di lui, ci conosciamo così poco, è una conoscenza di superficie, ma mi fa pena vederlo così disperato, senza un momento di pace, né giorno né notte, e mi fa rabbia quando fa l'arrogante come ora. Sì, rabbia mi fai, io non ho la tua testa, eppure sono sicura che Gesù è il salvatore di tutti, e i discorsi che fai li sento, ma non mi toccano tanto così. Voi, tutti voi, potete condannarlo, assolverlo Gesù di Nazareth, potete fare quel che volete, non me ne importa niente, per me è il Salvatore e basta, ma non per i motivi che avete detto, nemmeno per i miracoli, benché io creda ai miracoli, tanto che ne sto sempre aspettando uno. Oh, ma non vorrei che voi pensaste, ma chi credete che io sia? Io, per dirla in forma educata, sarei una come la Maddalena. Vi rendete conto allora che non valgo molto come donna? Eppure vi dico che lui, con tutte le sue chiacchiere da intelligentone, che testa, gli dicono gli amici, e vedete come gli fa piacere. Lui, l'intelligentone, vale meno di me come uomo. Io, se voglio, gli faccio fare quel che mi pare. L'ho umiliato, svergognato, come nessuno ha osato fare con me. E lui buono, sottomesso, lui che ha furia di ragionamenti, è giunto a negare, a respingere Gesù, finisce per mettere me così come sono al posto del Salvatore. Non credete ciò che dice. Prima ha detto che Dio è morto. Bella frase, suona bene, ma che ne sai di quel che c'è nel mondo se non vivi? Che ne sai di me? Non se lo sognava nemmeno che io potessi prendere fuoco per Gesù. Crede che io sia solo come mi ha veduta. Cos'hai da guardare adesso? Pensi che sono un'altra? Dove vuoi andare ora? Mi ci hai portato tu qui e ora ci stai. Io non ne avevo voglia, ma ora che ci sono mi piace quel che succede. Non mi sono mai appassionata tanto in vita mia, nemmeno ai tempi del primo amore. È questo il primo amore. Scusatela, è vero, qui quasi sul punto di
credi che non sia straziante accorgersi che quel che speravi con tutto te stesso non puoi più ragionevolmente sperarlo. Dire addio a tutto quello che era la tua ragione di vita, di più, a una speranza di vita eterna. Credi che non sia uno strazio? Sarà anche. Quel che so è che per calmare questo strazio ti sei messo con me. Io, al tuo posto, se avessi provato tutto questo strazio, me ne sarei stata sola. Non avrei saputo che farmene di una come me. Ha ragione, ma si ha sempre bisogno di qualcuno che ci stia semplicemente a sentire. Credi che non l'abbia capito che avevi voglia di parlare e basta? Io non capivo quasi niente, ma ci provavo gusto. Io, un uomo come te, non l'avevo mai avuto. Uno che invece di fare l'amore ti si mette a parlare di cose complicate. L'anima, Dio, il nulla, quante chiacchiere sul nulla, roba da far venire una noia e un sonno da morire. Ma che vuoi da dire? In questo non capir niente c'era qualcosa di eccitante. Come siamo fatti? Non capisci? E stai attenta. Se non ci fosse stato lui, io, a parte non sarei qui, non mi sarei mica alzata per difendere Gesù. Non le sembra, padre, che in questa strenua difesa si mescoli esageratamente l'elemento sentimentale un po' troppo femminile? Le Maddalene. Gesù, bisogna riconoscerlo, esercita il suo fascino specialmente su di loro. E che vorrebbe dire con questo discorso? Che ci si innamora di Gesù? Lei non capisce niente, mi scusi. Noi siamo le meno inclini a innamorarci di un bell'uomo che passa. Facciamo finta spesso, ma se sapesse lei, è ben altro quel che ci colpisce, che ci commuove. Ma come ha ragione? Gesù non mi guardò nemmeno. Non mi guardò come un uomo guarda sempre una donna. Lei deve essere anzi rimasta ferita da principio, proprio perché Gesù sembrava non si fosse nemmeno accorto di lei. Che sei venuto a fare? Gli dico, e lui? A rimettere in libertà gli oppressi. E che cosa c'entro io con gli oppressi? Tu sei più che oppressa, sei una schiava, schiava di te stessa. E chi va dietro anche in capo al mondo a uno che ti dice così? Lei dunque intende difendere Gesù Cristo? Perché, non se l'ha capito? Sì, sì, certo, ma potrebbe darci una sua testimonianza, una sua ragione, ben inteso se vuole. Io non ho ragioni speciali, è lui che ne ha. Avrà perlomeno le ragioni del cuore. Le ragioni del cuore? Sì, c'è una ragione intima, mia. Vede, la gente come me, se ce n'è tanta di gente come me, se non avessi la certezza che Gesù è venuto per capire, perdonare, salvare anche noi, sarebbe disperata. C'è sempre un momento nella nostra vita in cui rimane solo lui a prendere le nostre parti, proprio quando non abbiamo più difese e la vita ci sputa addosso. Come possiamo continuare a vivere con un filo di speranza nella bontà della gente se anche lui, il Cristo, viene condannato? Non voglio che lo condanniamo, nemmeno per gioco, qui stasera. Non provateci nemmeno, io dico no, no, no! Mi condannano, dico di no anch'io, tutti quelli che non vogliono dicano di no. Anni non una la furta, per favore, ma parli lei che aveva qualcosa da dire. Dica, dica quello che voleva dire. Ma io non devo dire nulla di speciale, mi oppongo anch'io, ecco. Mi dava ragione, no? Non mi lasci da sola a protestare contro questi qui. E perché si oppone? Ce l'avranno perché? Io un perché ce l'avrei. Vede, ognuno difende la propria posizione. Si dirà che non sono disinteressata a mettermi dalla parte di Gesù. Perché dice di non essere disinteressata? Ce lo può dire anche noi o chiediamo troppo? Ma lei, scusi, chi è? Io chi sono? Nome e cognome, vuol sapere? No, no, mi riferisco alla sua particolare situazione, visto che ne ha parlato lei. Già. E allora? Vede, io sarei come il figlio prodigo. Voce? Voce. Che ha detto? Ha detto che come il figlio prodigo. Avanti, parli, qui ormai non ci sono segreti. È vero, non ci dovrebbero essere segreti. Ma sapeste che fatica che si fa? Non si sente. È come una vergogna. Ah, ci scusi se abbiamo insistito. Ma no, io dopo tutto non ho nulla da nascondere. È come se mi sentissi mescolare dentro la vergogna. Perché credi di essere come il figlio prodigo? Non vorrei sbagliarmi, non è il figlio prodigo
quello che se ne va di casa con i soldi? Sì, il figlio il prodigo volle la sua parte. Anch'io me ne sono andata con i denari di casa. Ho rubato a mio padre e ai miei fratelli. Un grosso commercio d'olio il nostro, vi lavora tutta la famiglia, uomini e donne. Era bello a vedersi, gli ulivi, i frantoi. Ma a me non piaceva, avevo in testa altri progetti. Così sono scappata di casa. E loro zitti, non mi hanno rincorso, cercato, denunciato, niente. Merito di mio padre, perché credo che gli altri non me l'avrebbero passata liscia. Io non mi sono fatta più viva, nemmeno con mio padre. Con gli altri per orgoglio, ma con mio padre per vergogna. Ho avuto ed ho ancora vergogna. Si rimetta a sedere, direi che basta. Noi almeno ne abbiamo abbastanza, tutto questo non ci riguarda. Tutto questo mi riguarda il cubo invece. La prego, continui lei questo dibattito, sì? I miei non intendono più interessati. No, no, noi restiamo. Dai, torna a me, per ordine. La prego, vada avanti, senza tenere conto dell'interruzione. Voleva dirci ancora qualcosa, no? No, io non devo dire più niente. Come, doveva spiegarci le sue ragioni? Ma dopo quello che ho detto mi pare che si capisca tutto, non si capisce? Forse si capisce, ma si spieghi meglio. Ma si immagini che io mi decidessi un giorno o l'altro a tornare a casa? Ne avresti voglia, eh? E perché non torna? Lo sa cosa dice il Vangelo sul ritorno del figlio prodigo? Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli gettò le braccia al collo e lo baciò. Magari, troppo facile. Io non ci spero. Altra gente quella di casa nostra. Ma lei ci ha detto di non aver ricevuto neppure un rimprovero. Ma non vuol dire. Se io tornassi, i miei mi chiudessero la porta in faccia, non avrebbero torto. Io credo che farebbero proprio così. Nemmeno mia sorella mi verrebbe in aiuto. Nemmeno il prete della nostra chiesa andrebbe da mio padre a supplicarlo per me. Perché io ho esagerato davvero e non si può pretendere. E allora, dove lo trovo un padre che vedendomi di lontano esce di corsa di casa, mi viene incontro, mi abbraccia, mi bacia? Ma dove lo trovo più se questi qui vogliono continuare a discutere per convincerci che Gesù, detto il Nazareno, era solo un imbroglione o perlomeno uno che si era sbagliato? Io ne ho per carità, fermatevi, io ne ho bisogno di un padre che un bel giorno mi perdoni e mi accetti in casa sua così come sono. Non toccatelo, Gesù, non toccatelo. Ve ne prego anch'io, non toccatelo. Ma che ha? Io sono così. È cieca. Sei cieca? Sono cieca. Sono nata così. È stata proprio un'ingiustizia. Ma lasciatemi almeno la speranza. Speranza di cosa? Di un miracolo? Anche, ma non solo. Speranza soprattutto che ci sia qualcuno che mi ama, così come sono. Quello che avviene qui da qualche momento è una cosa che è al di fuori di ogni previsione. Come lo spiega lei? È la coscienza cristiana che si risveglia in ognuno di noi nelle forme più impensate e reagisce in difesa di Gesù. Lo vedi? Come mai? Finora eravate tutti indifferenti o quasi. Non potevo supporre che dentro molti di voi si nascondesse una fede così tenace in Gesù di Nazareth. Me ne rendo conto ora e ne sono turbato, scosso. È quasi perfino commovente. Figure quasi evangeliche. Perché con la certezza che costruite in fondo al cuore, con lo slancio, quasi con la violenza che avete messo ora contro di noi, che volevamo sia pure simbolicamente condannarlo ancora, perché non siete riusciti a cambiare il mondo? Perché non lo cambiate? Perché nascondete invece di manifestarlo quel che avete di prezioso dentro di voi? Lei, signor giudice, ha toccato il punto giusto e io darò la mia risposta, posso? Ma dimmi pure. È una risposta che fa pena la mia, ma è sincera. Non ci pensiamo, non ce ne ricordiamo. È come dice lei, dentro, in fondo, sepolto, non viene su e facciamo finta. Come se quel sentimento non fosse in noi, giornate intere, mesi, talvolta anni senza pensarci. E quelle poche volte che ci pensiamo ci vergogniamo. Sì, ci vergogniamo. È verissimo, ci vergogniamo anche. Stasera è stato un caso. Non
dove l'abbiamo trovato il coraggio di saltar su, di infiammarci in questo modo. Ci vergogniamo di Gesù. Ecco la ragione per cui non cambiamo il mondo. Ma come potremmo cambiarlo se non abbiamo neanche il coraggio di dire che lo conosciamo? Lei e i suoi seguaci non hanno fatto altro, ci ha detto, che discutere per anni e anni intorno a Gesù detto il Nazareno. Noi, i cristiani, ce ne ricordiamo se no su un punto di morte. È vergogna. È la stessa vergogna che deve aver provato San Pietro quando ha detto non lo conosco e stavano per ammazzarlo. Ma io perché sono capitata qui stasera? Io la sera vado altrove. Stasera mi sono infilata qui a caso, ingresso libero, ho letto. Non sapevo cosa si facesse. Sarà comunque uno spettacolo, mi sono detto. Vi devo confessare che se avessi saputo che c'era di mezzo un discorso su Gesù detto in Nazareno, io di certo avrei tirato dritto. E perché? È timore. Non si ha il coraggio di battersi spesso in questo Gesù. Io preferisco stare un po' alla larga. Bisogna sbattergli la faccia contro, allora bisogna affrontarlo. Allora in un istante succede quello che non è avvenuto in tanti anni. Si prende fuoco, si urla, si piange, ci si batte il petto, si osa parlare in pubblico. Chi ci sente ora, mia la signora, ci prenderà per delle missionarie. Invece siamo quello che siamo, niente, proprio niente. Capisco, la loro testimonianza, il loro controsenso di essere e non volere essere, di essere cristiani a loro insaputa. Bisogna quasi prenderli a tradimento per farli svoltare, li capisco loro. Ed è perfino commovente, figure quasi tragediche, come se incontrassero per la prima volta Gesù di Nazareth. Li capisco loro. Ma gli altri? Quali altri? Gli altri cristiani, quelli consapevoli, quelli che danno aperta testimonianza, quelli che portano perfino dei segni, degli ordini. Noi, vuole dire? Sì, ecco, tutti voi, perché non siete stati capaci di cambiare il mondo? Capisco che è una domanda delicata, se crede può non rispondere. No, non si preoccupi, posso rispondere. L'ascoltiamo tutti. Rispondere solamente per me stesso, si intende. Noi preti tradiamo spesso Cristo. Siamo come Giuda, parenti suoi stessi, stretti talvolta. Lo so, e chiedo perdono. Perdonateci, perché qui non si tratta né di dimenticanza né di vergogna. Noi non imitiamo Gesù Cristo, non ci comportiamo come Lui nei fatti di ogni giorno. Noi lo tradiamo e basta. E di questo non intendo cercare scuse. Molto coraggioso quel che dice, il suo esame di coscienza personale. Ma in pratica cosa propone? Noi dovremmo sempre chiederci, qui oggi, come si comporterebbe Gesù Cristo? Immaginare, prevedere la strada che prenderebbe Lui e seguirla anche noi, fino in fondo. Non crede che sarebbe questa la vera strada cristiana? La vera rivoluzione? E invece... Oh, bello! Ma lui faceva i miracoli, moltiplicava i pani, guariva i malati, resuscitava i morti. Ma come faremmo noi se volessimo scegliere la stessa strada audace che probabilmente sceglierebbe Cristo? Noi non facciamo miracoli. Se credessimo realmente in Gesù, smuoveremmo le montagne. E la fede. E l'amore. E i fatti, le opere. La fede, l'amore, le opere, dovremmo essere santi. Prova. Ma santi non siamo, non possiamo essere tutti santi. Ed è proprio per questo che non abbiamo ancora rivoltato il mondo. Abbiamo solamente un po' smosso, un po' agitato. Troppo poco, ci voleva ben altro. Oggi nel mondo ci sono gli stessi peccati, gli stessi peccatori di quei secoli lontani. No, mi scusi, ma lei si sbaglia. Vorrei proprio sbagliarmi. No. Mi creda. Vorrei. No, lei si sbaglia. Non ci sono gli stessi peccati, gli stessi peccatori da allora. Da allora sono nati dei nuovi peccatori, dei peccatori cristiani. E questa nuova consapevolezza di fare il male, questa sofferenza, questo rimorso, questo bisogno di perdono, prima non c'era. L'ha fatto sbocciare lui negli uomini, irrigando il mondo con il suo sangue. È nato così un uomo nuovo, che purtroppo non è santo.
ma che anche senza volerlo, anche senza saperlo, cristiano. E questo è un fatto immenso. Posso parlare anch'io? Vedo che parlano tutti. Non dovete dire, signore, che il mondo è rimasto quello che era, no? Oh no, è un grosso sbaglio. Voi vorreste vederlo sui giornali, è scritto grosso così: il mondo stanotte è stato capovolto dall'amore di Gesù, una specie di bomba atomica. Non c'è niente da ridere, signore. Il mondo ha un modo suo di camminare e di capovolgersi. Bisogna avere occhi per vedere, stare attenti, pazienti. E allora? Un momento, volevo dire quello che hanno già detto le signore. Non ce lo dovete toccare, Gesù. Noi non abbiamo l'intelligenza di stare giornate intere a ragionare, siamo poveri e semplici. E Gesù lo sentiamo e lo conosciamo come se fosse uno dei nostri, è il nostro tesoro. E allora non dovete toglierci questa sola cosa che abbiamo, che per noi è tutto. Io sono una madre, lavoro nel teatro, faccio le pulizie, prendo due soldi e un buco di casa. Non capisco, signora, grazie. No, no, la lasci parlare. Ma sì, dica, volevo ancora dire qualcosa. Che sono una madre con un figlio morto, volevo dire. Una vedova. Le madri alla mia età non dovrebbero più lavorare se avessero ancora il figlio. Ma il figlio... Io ho ascoltato tutto, ma non ho capito tutto. La madre però, la Madonna, l'ho capita. E mi sono detta, anch'io sono un po' come lei. Per carità, non voglio fare paragoni. Mi perdoni, mi sono permessa di venire avanti così pubblicamente, perché non capita mai di incontrare la madre di Gesù a faccia così come stasera. Io volevo dire due parole sul mio caso. Dica, l'ascoltiamo. Grazie. Anche mio figlio un bel giorno se ne andò. I figli, buoni e cattivi, se ne vanno tutti, è destino. Non disse dove. Non portò via niente, anche perché non c'era niente da portare via, ma è lo stesso. I soldi di casa non contano. Non avere troppi rimorsi per i soldi. Quando si rifece vivo, era un altro, non lo potevo capire più. Mi ritornava cupo, pensieroso, chiuso. Avevo perfino un po' di timore a guardarlo, sapete com'è con i figli, quando ci diventano degli estranei. Se ne stava tutto il giorno in casa senza fare niente e diceva certe parole, coglievo certe frasi. Noi madri stiamo attenti a tutto. Che discorsi, Dio mio! E non capivo. E quando si comincia a non capire più i discorsi dei figli è finita. Bisogna star zitte e aspettare. E una notte bussano. Chi è? Vengono a prenderlo perché dicono è un terrorista. Non domandatemi se di questi, di quelli o di quegli altri, non importa saperlo. Io dico, ma come un terrorista? Mio figlio, che sta chiuso in casa. Ma chi ha detto? Che ha fatto? Portato via, scomparso, l'unico figlio. Ma un momento fa c'era, dormiva, e dopo un momento non c'è più. E poi mi mandano una carta che è morto, da dar di volta il cervello, non c'è più. Ma io lo sento parlare, lui che non parlava mai con me. Voi signori del processo prima avete parlato di miracoli, ci sono, non ci sono, sono veri, sono falsi, un gran discutere. Poi ci si sono messi anche gli spettatori, altro discutere. Io non ho capito, ma posso dire che a me è successo un miracolo. Dopo il suo ritorno mio figlio era diventato per me uno sconosciuto, ma dopo la morte all'improvviso è risorto dentro di me. L'ho sentito vicino,
vivo, come se avesse confidenza in sua madre e mi dice quello che per anni non mi ha detto, le cose meravigliose, le parole che dice, i sentimenti che mi confida. E io so che non passerà molto tempo e lo rivedrò, perché lui è ancora vivo. Non è una favola, è una cosa vera, come se si toccasse. Sì, è una certezza. Lui c'è, là, in un altro posto ed è vivo. Mi aspetta e ci ritroveremo. Volevo dirvelo, loro ci aspettano. Queste sono le sole cose che contano in questa vita disgraziata. Non ce le toccate, sono le sole che abbiamo. Siate buoni, signori, verso il Salvatore e verso di noi. Buoni, buoni. Sopra Gesù. E quei nazischini sembravano impazziti per il nostro dibattito che si prolungava talvolta fino al mattino. Fu in quei giorni che pensai di liberarmi di Daniele, il marito di Sara. Mi fu facile, lo indicai come Giuda da una finestra del palazzo. E lui, quello che passeggia fumando. Loro volevano dare una dura lezione al capo degli ebrei. Io gli consegnavo un ebreo che si era già quasi fatto cristiano. Non lo facevo solo per gelosia, no. Mi vendicavo di tutto ciò che c'era di buono in quell'uomo che non amavo. Credevo di togliergli per sempre la sua donna, di soffocare sul nascere la sua nuova fede. Però non sapevo, non credevo che l'avrebbero ucciso. Non lo sapevo. Quando facciamo il male, tutti noi pensiamo che si fermi lì fin dove l'abbiamo voluto, entro quei confini. Invece quel male da noi voluto, una volta smosso, cresce, cresce. Non lo controlliamo più, ci travolge, diventa irreparabile. Non lo dico per invocare attenuanti, accusatemi pure per la sua morte. Un traditore del resto non è da meno di un assassino. Però vi dico che non voli la sua morte. Voli solo la sua cattura. Sentì subito che non l'avrei mai più rivisto. Sospettasti di me? No. Ma hai subito l'onore della nostra colpa. Della mia. Soprattutto della mia. Daniele si difendeva con forza il mio amore. Tu mi rendevi a lui nel momento stesso che cadevi da per me. Per te. Per sempre. Chi vuol conquistare un amore lo perde. Chi è disposto a perderlo? Sente niente, Lo conquisti. I lepolini libero. Ma a che prezzo? Perdono, Daniele. Per me nessuno avrà una parola di perdono. E nessuno dovrà averla. Non la voglio! Solo lei, forse, potrebbe trovare una parola. E basta, basta! Quindi alla nostra giustizia, alla nostra vendetta o alla nostra pietà, ma nessuno di noi ti accusa. C'è qualcuno che osa accusarlo? Forse da allora non ci sono più né ebrei né cristiani, ma un'unica famiglia di peccatori che domandano un unico perdono. Basta con questo processo, interrompetelo e chiedete scusa agli spettatori. Questo processo deve giungere alla sua conclusione. Tu, Davide, non hai ancora capito che è proprio con questo processo che le nostre pene, anche le tue, Davide, sono giunte a compimento. E dobbiamo pronunciare la sentenza.
pronuncerò la sentenza. Ma vorrei chiedervi prima, chi era, chi è per voi Gesù di Nazareth? È certamente il figlio di Dio. È il figlio dell'uomo. Il primo e ultimo amore, il vero amore. Venuto non per giudicare, ma per salvare. Se vedrò uno che mi viene incontro, mi butta le braccia al collo e mi dà un bacio, saprò che è lui. Lui c'è, mi consola tutti i giorni e mi dice, coraggio, verrai con me in paradiso. Mi ha perseguitato per anni e mi ha accecato. Ora arrivo. Anche tu, Gesù di Nazareth, sei un ebreo morto anche per noi. Perché non lo gridate forte, dovunque e sempre? Quello che avete detto stasera, tutti lo dovete gridare, perché altrimenti si ripete per voi quello che accadde per voi, di rinnegare, di condannare, di crocifiggere Gesù di Nazareth. Io devo ormai proclamare altro e al cospetto di tutti, che non so ancora se Gesù di Nazareth sia stato quel Messia che noi aspettavamo, ma è certo che lui solo alimenta e sostiene da quel giorno tutte le speranze del mondo, e lo proclamo innocente e martire e guida. E salvatore del mondo risorto da morte. Talvolta hai l'intenzione di sentirlo vicino in mezzo alla gente. Ti volti, lo cerchi, ti senti chiamare. Ci passa vicino, non visto. Allora bisogna mettersi a spiare il suo passaggio. A cercarci in questo nostro mondo. Nel nostro mondo marcio, mondaccio sporco, ma forse benedetto, ancora tra noi, vivo. L'aveva detto. E noi l'abbiamo creduto. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Resta in mezzo a noi, fino alla fine del mondo. Ecco, il nostro processo è veramente concluso. Grazie a tutti voi. Non avere paura, figliolo. Il giudice vero è lui.